La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta di ieri. Verbale della seduta dell'8 giugno 2021. Presidenza dei vicepresidenti Rossomando e Calderoli. Aperta la seduta alle ore 16:37, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 27 maggio 21. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e in ricordo di Guglielmo Epifani invita l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. Il Presidente comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 17 giugno 2021. Il Senato passa alla discussione dei disegni di legge costituzionali numero 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160 in materia di tutela dell'ambiente. La senatrice Maiorino, autorizzata dal Presidente, integra la relazione scritta. In sede di discussione generale intervengono i senatori Quarto, Pagano, Grassi, Pavanelli, Coltorti, Parrini, Granato, Caligiuri, Pazzaglini, Labate. Replica la relatrice Maiorino. In sede di esame degli emendamenti prendono la parola i senatori Grimwalder, La Pietra e Augussori, la relatrice Maiorino e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bini. Con votazioni nominali elettroniche, secondo la richiesta avanzata all'inizio della seduta, ai sensi dell'articolo 113,2 del Regolamento, sono approvati gli identici emendamenti 20200 testo 2 e 20201 testo 2, nonché gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, mentre risultano respinti o ritirati i restanti emendamenti esaminati. Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Saponara, Romagnoli, Quarto, Angrisani, Malan e Papateu. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 9:15 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18:48. Grazie senatore segretario, poiché non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113,2 del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Comunico che in data 8 giugno è stato presentato il seguente disegno di legge. Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'Economia e delle Finanze per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, conversione in legge del decreto legge 8 giugno 2021 numero 79 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge costituzionale modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente nel testo proposto dalla Commissione. Nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti e quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. La prima iscritta a parlare è la senatrice Unterberger, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. Una ragazza di nome Sophie Baxen ha portato davanti alla Corte Costituzionale di Karlsruhe
una legge del 2009 che prevede una riduzione del 55% delle emissioni CO2 entro il 2030. Sophie sosteneva che i flutti del mare del nord, alzati dallo scioglimento dell'Artico, inghiottiranno l'isola di Pellworm davanti a Schleswig-Holstein e con lei sparirà la fattoria della famiglia Baxen, coltivatori da 300 anni. Potendo in Germania ogni cittadino chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla costituzionalità di una legge, la giovane Sophie ha provocato una sentenza epocale. La Corte, infatti, ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge del 2019. Ritiene che scarichi sulle generazioni future gli impegni più onerosi per la neutralità climatica entro il 2050, rendendo necessari tagli molto più gravosi nei 20 anni successivi al 2030. E queste misure si tradurrebbero in un sacrificio eccessivo e sproporzionato dei diritti fondamentali dei cittadini di domani. Con questa sentenza la Corte di Karlsruhe per la prima volta in Europa ha tradotto la retorica a favore delle future generazioni in precise responsabilità del governo. Questa sentenza fondamentale per il patto generazionale è stata possibile solo perché nella Costituzione tedesca la tutela dell'ambiente è un principio fondamentale dal 1994, così come in tanti altri paesi europei. In Italia è la prima volta che si discute di una modifica dei primi 12 articoli della Costituzione ed effettivamente non c'è più tempo da perdere. Viviamo una radicale trasformazione del pianeta, soprattutto a causa dei nostri comportamenti. I mutamenti del clima incidono già adesso sulle nostre vite. Violenti incendi, l'arrivo di insetti nocivi per le colture, venti particolarmente forti negli ultimi anni sono aumentati di numero e intensità. Nel dicembre 2020 il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un drammatico appello contro l'emergenza climatica. L'umanità sta dichiarando guerra alla natura, questo è un suicidio. La biodiversità sta crollando. 1 milione di specie sono a rischio di estinzione. Gli ecosistemi stanno scomparendo davanti ai nostri occhi. Effettivamente, se il nostro modo di vivere non cambierà nel profondo, larghe porzioni del pianeta saranno sempre più soggette a inondazioni, siccità ed altre forme di calamità naturali. Secondo il documento People and Oceans delle Nazioni Unite, circa 145 milioni di persone vivono a 1 metro dal livello del mare e quasi 2/3 delle città del mondo si trovano in aree a rischio. Possiamo solo immaginare le grandi ondate di migrazione che ne deriveranno. Insieme al clima e ai rifiuti, uno dei temi chiave è la biodiversità. Già adesso il complesso degli esseri viventi sul pianeta è costruito per il 30% da uomini, per il 60% da animali da allevamento o comunque addomesticati al nostro servizio e solo per il 10% da animali selvatici. Secondo il WWF, i sistemi alimentari provocano l'80% di perdita di biodiversità. Ogni anno nel mondo vengono uccisi 70 miliardi di animali per l'alimentazione. 2 su 3 cresce in allevamenti intensivi. Ogni anno viene abbattuta una foresta pari a metà della Gran Bretagna per allevare animali da tavola. Anche in Italia il 95% dei maiali cresce in queste condizioni. I pascoli sono spariti. Come si conciliano queste condizioni di vita con il Trattato di Lisbona del 2007 che ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti?
Per il nostro codice civile gli animali sono beni mobili e la tutela penale non è l'animale in sé, ma è il sentimento che noi uomini abbiamo nei confronti degli animali. Inaccettabili sono certe pratiche di trattamento, eppure sono ancora pienamente lecite. Non solo gli allevamenti in strutture troppo piccole, ma anche i trasporti per migliaia di chilometri, anche in paesi senza alcuna forma di tutela, dove gli animali vengono sottoposti a atroci sofferenze. Pensiamo poi al trattamento dei pulcini maschi, che per il sistema industriale costituiscono uno scarto e che quindi vengono triturati vivi in macchinari a lame rotanti. Oppure alla castrazione dei suini senza stordimento. Tutti i temi su cui in Europa c'è un vivo dibattito per cercare forme alternative di allevamento e per evitare a questi animali sofferenze tanto grandi quanto inutili. In Italia questa discussione pubblica è mancata per troppo tempo, ma la sofferenza degli animali non può essere un costo accessorio dei nostri stili di vita e di consumo. Occorre un ripensamento della politica agricola dove alla quantità deve essere anteposta la qualità. Giustamente nel Green New Deal, fortemente voluto dalla Commissione europea, è previsto l'azzeramento quasi totale dei contributi per gli allevamenti intensivi. Questo per salvaguardare il pianeta e il benessere degli animali, ma anche per evitare nuove pandemie. Gli impianti affollati da centinaia di migliaia di animali sono laboratori di mutazioni virali. La mucca pazza si è diffusa dagli allevamenti intensivi dell'Europa, l'influenza aviaria dai campi di sterminio per galline e oche cinesi, l'influenza suina delle porcilaie industriali messicane, il SARS-CoV-2 dei grandi mercati di carne cinesi. E allora, se non vogliamo che il pianeta si trovi nei prossimi anni a fare i conti con un'altra drammatica emergenza, dobbiamo ripensare tutto e subito. Purtroppo, contro la crisi climatica non esiste un vaccino, come ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. Non possiamo più vivere contro la natura, ma dobbiamo vivere nel rispetto della natura. Siamo l'unico grande paese dell'Unione Europea che di fatto non ha un importante partito ecologista in grado di segnare la strada. Eppure non si può essere europeisti senza essere anche convinti ecologisti. Giustamente l'Europa, in cambio del suo aiuto, pretende che investiamo la maggior parte dei soldi nella difesa dell'ambiente e della trasformazione ecologica della nostra economia. La terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri genitori, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli, dice un vecchio slogan degli ecologisti. Dai nostri figli come Sophie Baxen. Con questa modifica costituzionale troveranno anche in Italia la base giuridica per tutelare i loro diritti. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. Grazie. Grazie senatrice. Ha chiesto di parlare il senatore Grimani, ne ha facoltà. Grazie Presidente, senatrici, senatori, governo. Con questa modifica costituzionale approvata in Commissione Affari Costituzionali all'unanimità, con questa modifica appunto degli articoli 9 e 41 della Costituzione, si è introdotto un metodo che giudico positivo, importante per questo Parlamento, cioè procedere insieme in una attività di condivisione di modifiche costituzionali, tra l'altro superando una fase che ha visto invece il tema delle riforme costituzionali essere tema divisivo. Ricordiamo in questo senso i percorsi degli anni passati, che venivano citati anche ieri, delle tante bicamerali che si sono succedute in questo Paese, delle grandi riforme approvate dal Parlamento e poi bocciate nel 2005 e nel 2016 nei referendum successivi,
divenute oggetto di contesa politica e di contrapposizione politica. In questo modo invece si è chiusa la strategia di quelle grandi riforme che ha portato a dei fallimenti e si è aperta una fase di ritocchi alla Costituzione, tra l'altro nel settore anche dei principi, quindi aspetto non assolutamente da trascurare, che cambia, diciamo, la valutazione politica anche della riforma stessa. Credo ad esempio che ha fatto acquisire una maggiore consapevolezza al Parlamento, a differenza credo di alcune modifiche che ci sono state recentemente, quella sul pareggio di bilancio che fu approvata all'unanimità da tutto il Parlamento, ma che poi abbiamo visto essere, come dire, difficilmente considerata una riforma attuale, visto ad esempio come la crisi pandemica abbia determinato un progressivo cambiamento degli equilibri del bilancio di questo Paese, una progressiva necessità di superare il tema del pareggio di bilancio, oppure come la riduzione dei parlamentari, elemento sicuramente centrale dell'accordo politico del precedente governo e sicuramente tema sensibile all'opinione pubblica, ma fatto senza valutare tutti gli aspetti dell'effettivo, come dire, tema della democraticità, del funzionamento del Parlamento, in assenza di equilibri regolamentari nuovi, in assenza di valutazioni, secondo me, che devono essere fatte su come la macchina del Parlamento può rispondere alle esigenze dei cittadini in una situazione attuale con solo la riduzione dei parlamentari. Ma è un tema di cui parleremo in futuro e di cui non si deve parlare ora. Con questa modifica della Costituzione si supera quello che è stato un po' la storia del tema ambiente nella Costituzione italiana. È evidente che la Costituzione scritta tra il 1946-47 vide i padri costituenti superare il tema dell'ambiente. Era chiaramente quello un momento storico nel quale il tema centrale era la ricostruzione del paese in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. E il tema centrale era lo sviluppo industriale, non poteva esistere assolutamente in quella fase una presa di coscienza dei danni che l'uomo aveva provocato al patrimonio naturale per gli effetti della guerra stessa. E quindi l'articolo 9, nella prima stesura della Costituzione, si limitò a prevedere un impegno della Repubblica a tutelare il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione. Con lo sviluppo del diritto comunitario, diritto europeo oggi e internazionale, il tema ambientale invece è divenuto centrale nel tempo, se non di vitale importanza. E anche l'Italia in questo senso ha costruito una legislazione sempre più importante sul tema dell'inquinamento atmosferico, sul tema dell'inquinamento delle acque e sul tema della gestione dei rifiuti. Con questa modifica costituzionale inseriamo all'articolo 9 il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, tema centrale e fondamentale. Si stabilisce che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali e si introduce all'articolo 41 un aspetto importante relativo all'iniziativa economica pubblica e privata, la quale non si potrà svolgere in contrasto alla salute e all'ambiente, oltre alle già previste sicurezza, libertà e dignità umana. E dovrà essere indirizzata non solo ai fini sociali, l'attività economica pubblica e privata, ma anche ai fini ambientali. Sostanzialmente la storicità della riforma costituzionale, che ieri è stata evidenziata in molti interventi, e credo che non sia stata una valutazione troppo positiva o assolutamente non adeguata invece al valore che questa modifica ha, è una modifica storica perché principalmente assume il tema della crisi ambientale come elemento strutturale che può avere esiti drammatici, quindi viene messo un punto su questo aspetto. Si evidenzia un altro aspetto, quello per cui l'uomo predatore della natura taglia le radici del proprio futuro. Se il pianeta si ammala, l'uomo, essendo parte di questo ecosistema, non può che ammalarsi di conseguenza. Importante un altro aspetto, quello per cui l'uomo va considerato in una relazione di interdipendenza con l'ambiente. Anche il Papa, nell'enciclica Laudato Si, citando San Bonaventura, pone il tema della relazione inscindibile tra tutte le creature. Se si spezza questa relazione, l'uomo uccide se stesso. Proprio in questo
ragionamento quindi si inserisce il tema delle future, della tutela delle future generazioni, altro aspetto centrale di questa modifica costituzionale, perché noi dobbiamo considerare che il pianeta ha delle risorse che sono destinate a finire e noi ne siamo custodi di queste risorse e non proprietari. In pratica, come è stato detto anche da molti dei soggetti che sono stati auditi in commissione, si va a superare una visione antropocentrica per cui l'ambiente era visto esclusivamente come qualcosa di utile per il singolo o per la collettività e si va verso invece una visione oggettiva con questa riforma, ovvero l'ambiente inteso come bene comune, che è di primaria importanza per la vita sociale e per la vita economica e che va preservato come bene in sé per assicurare l'ecosistema delle attuali generazioni e di quelle future. In questo senso condivido chi ha detto che viene introdotta, viene fatta emergere, oltre alla dimensione di doverosità, anche quella legata alla solidarietà intergenerazionale. Esigenze quindi che devono finire per prevalere sulla libertà tanto dei privati, tanto su quella del pubblico, e qui si inserisce il tema appunto dell'iniziativa economica che deve essere appunto mitigata e indirizzata verso attività che abbiano a tutela l'ambiente per garantire la vita e lo sviluppo dello stesso, ma anche la sostenibilità per le future generazioni. Quindi penso che questo è stato un lavoro importante, un lavoro che ha una portata concettuale, ma che probabilmente determinerà anche l'adeguamento progressivo del sistema giuridico italiano al tema della tutela ambientale. Sicuramente questo dovrà determinare una legislazione più puntuale, una legislazione più attenta al tema ambientale, delle sanzioni più rigorose, perché il principio costituzionale sarà la base, l'architrave, la prima norma su cui si dovrà ordinare tutto il percorso giuridico e delle leggi e anche dei provvedimenti sanzionatori quando invece l'ambiente non viene rispettato. È per questo che il nostro gruppo ha sostenuto questo percorso di riforma, lo ha condiviso nella costruzione della stessa nella Commissione Affari Costituzionali e considera un passo avanti importante verso l'aggiornamento della nostra Costituzionale, passo avanti importante perché è rivolto alle future generazioni, è rivolto al tema centrale della tutela dell'ambiente, che è qualcosa che non possiamo più considerare secondario. E vanno raccolte le parole anche del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che proprio in quest'Aula, presentando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, parlava del tema della transizione ecologica come fondamentale per una nuova rivoluzione green di questo Paese. Quindi noi, sulla base di queste considerazioni, non possiamo che dare voto favorevole alla riforma dell'articolo 9 della Costituzione 41 che stiamo trattando oggi in Aula. Grazie. Grazie senatore Grimani, ha chiesto di parlare il senatore La Pietra, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Siamo oggi qui a parlare di questa riforma dell'articolo 9 fondamentalmente della Costituzione per introdurre un concetto importante effettivamente, la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. Come dicevo ieri, durante l'illustrazione dei nostri emendamenti che abbiamo presentato a questo disegno di legge, Fratelli d'Italia è un partito patriottico, quindi un partito che ama la patria. E quando si ama la patria si ama la terra dei nostri padri. Questo lo dico perché il tema dell'ambiente è un tema che è nel nostro DNA e che lo affrontiamo sempre in maniera pragmatica. Non abbiamo bisogno di evidenziare stelle, stelline, perché noi nel nostro obiettivo abbiamo solo un'unica grande stella, che è quella nazionale, che è quella dell'Italia. E da questo vengono declinate tutte le nostre azioni di conseguenza anche sul piano politico. Dicevo che facciamo ambiente, abbiamo sempre fatto ambiente e lo facciamo in maniera pragmatica. E credo che dovremo affrontare proprio con questo approccio quelle che sono le modifiche che oggi
vogliamo portare a questo disegno di legge. Perché dico questo? Perché molte volte, anche ascoltando gli interventi di tanti colleghi, abbiamo l'impressione che ci si voglia mettere, come posso dire, dei gradi sulla giacchetta, una medaglina, dice abbiamo messo questo in Costituzione, quindi siamo tranquilli, ci riempiamo un po' la bocca di questa cosa dicendo abbiamo messo la tutela dell'ambiente in Costituzione e qui tutto finisce. Ma in realtà quello che noi diciamo è che occorrono delle politiche concrete per cui possano effettivamente venire concretizzate quelle che sono le azioni per la tutela dell'ambiente. Vedete, faccio un esempio molto banale, quando ci fermiamo anche a ammirare i paesaggi della nostra nazione, parlo per esempio della mia terra, della Toscana, dove vediamo queste colline dolci, dove ci sono vigne, campi, boschi che si susseguono in maniera armonica molte volte, questi filari di cipressi che corrono lungo i crinali delle nostre colline. Bene, questa è una tutela dell'ambiente, ma è una tutela dell'ambiente fatta dall'uomo, è l'uomo che ha creato questo ambiente, sono i nostri agricoltori, sono tutti quelli che ci hanno preceduto che col loro lavoro hanno modificato quello che era un ambiente primordiale, lo hanno reso quello che è oggi la bellezza della nostra nazione, non solo in Toscana ma in tutti gli altri. Questo perché lo dico? Perché credo che la tutela dell'ambiente deve essere anche in qualche maniera armonizzata, concretizzata con quelle che sono le attività dell'uomo. Non possiamo avere un atteggiamento radicale come sentiamo da certe parti di questo Parlamento, dove l'ambiente, la tutela è radicalizzato, non si dovrebbe toccare niente, non si potrebbe fare niente. Questo non è il nostro atteggiamento. E perché dico questo? Dicevo, perché se da una parte l'introduzione della tutela ambientale, della biodiversità, degli ecosistemi ci trova pienamente d'accordo, dall'altra abbiamo il timore che questo possa invece poi portarci a dover interpretare ogni volta quale sia la priorità di applicazione. C'è da costruire, faccio un esempio banale, c'è da costruire un'infrastruttura per rendere più sicuro un luogo, un posto. C'è da costruire un'infrastruttura per rendere più facile raggiungere un luogo e rendere più agevole la vita dei suoi abitanti. Ma già, facciamo questo o tuteliamo la biodiversità e l'ecosistema del luogo? Cioè, molte volte ci siamo trovati di fronte a delle situazioni che per delle banalità di questo tipo, per proteggere alcune cose che forse non avrebbero neanche avuto senso, ci siamo trovati a interrompere delle importanti opere di costruzione che a servizio non solo di una buona qualità della vita, ma anche per le attività produttive. Un esempio banale, un altro, come non rispondiamo se a tutela viene fatta un ricorso, lo dico perché una volta è scritto, se per costruire un'infrastruttura, come dicevo, viene fatto ricorso alla Corte Costituzionale da parte di qualcuno, cosa si fa? Si blocca tutto? Si blocca la costruzione di una diga, di un depuratore, di una strada o qualsiasi altra cosa di pubblica utilità? Attenzione! Abbiamo presentato, come dicevo, due emendamenti al testo, entrambi sulla modifica dell'articolo 9, entrambi per eliminare o modificare la parte finale di quel comma, dove si legge: la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Guardate, noi lo riteniamo una cosa estremamente superflua aver introdotto questa frase, perché di fatto la tutela degli animali è già contemplata nel nostro ordinamento giuridico e l'Italia è uno dei paesi che è più restrittiva da questo punto di vista. Abbiamo delle norme che nessuno ci può insegnare come può essere la tutela degli animali. Apparentemente dice una cosa superflua, quindi una banalità, perché è chiaro che sono le leggi dello Stato che declinano i principi sanciti in Costituzione. Allora perché lo si è voluto introdurre? È stata una mediazione politica, ma con il rischio di far rientrare dalla finestra quello che non poteva entrare dalla porta. Per questo faccio un passo indietro, Presidente, perché prima di questa ultima ridefinizione nel testo proposto come base si leggeva proteggere la biodiversità e gli animali. Proteggere gli animali. Attenzione, perché voglio essere chiaro, non voglio che questa mia affermazione sia strumentalizzata, perché lo ribadisco in maniera chiara, noi non siamo contro la protezione degli animali, anzi, ma con il solito pragmatismo abbiamo detto attenzione a scrivere queste cose in Costituzione.
Avete pensato che tipo di impatto potrà avere su centinaia di attività economiche? Avete pensato cosa potrebbe succedere se questa cosa fosse stata scritta in questa maniera in Costituzione per i nostri allevamenti, per i nostri prodotti di eccellenza agroalimentare? È una domanda che mi pongo, perché mi sembra che questa riflessione non sia stata fatta in maniera approfondita. Banalizzo, ma con una norma scritta in questo modo, se ci fosse stato un ricorso alla Corte Costituzionale per proteggere i suini allevati per la produzione di prosciutti o insaccati, che si fa? Si smette di fare il prosciutto di Parma, tanto per citarne uno più conosciuto? Ma potrei fare altri 1000 esempi. Oppure si potrebbe smettere di fare i würstel, come la collega Underberg ci insegna, visto che ci vuole comunicare a noi il modello il modello ambientale della Germania. Non abbiamo niente da imparare da nessuno, anzi abbiamo molto da insegnare, e se l'Europa ci stesse più a sentire, molto probabilmente tante cose sarebbero risolte in maniera migliore. Oppure, cosa che in parte sta succedendo, si interrompe l'attività venatoria perché in Costituzione si poteva essere scritto che la Repubblica protegge gli animali. Attenzione, lo dico. Così avremmo i cinghiali non solo a passeggiare per le vie della capitale, che mi sembra un caso abbastanza eclatante, o di tante altre città, e poi avremmo anche il caso di associazioni che potrebbero essere preposte alla cura e al mantenimento di questi animali, che ricordo a tutti noi, ricordo all'Aula, che sono animali nocivi, che fanno danni all'agricoltura e all'ambiente. Insomma, un provvedimento che lascia alcuni dubbi interpretativi abbastanza preoccupanti sul piano agricolo e non solo. Un provvedimento di cui non abbiamo capito l'urgenza, la necessità, e che impegna l'Aula in un momento così delicato per la nazione, alle prese con una pandemia le cui conseguenze stanno impattando sulla nostra economia in maniera pesante. Abbiamo voluto introdurre questa discussione e stiamo passando una giornata e mezza a parlare di questo. Non dico che non sia importante. Siamo in un momento in cui siamo chiamati a fare delle scelte importanti per il futuro della nazione e delle prossime generazioni. Invece di parlare di questo, parliamo di tutela degli animali. Sicuramente una battaglia di civiltà, non dico di no. Ma mi domando se era questa una priorità, a meno che non si ritenga il nostro paese un paese arretrato sul piano della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che, vi ripeto, non lo è. Ricordo a me stesso, ma a tutta l'Aula, che l'Italia dal punto di vista ambientale e faunistico è uno dei paesi più virtuosi in Europa e nel mondo. L'impressione è invece che ci sia una maggioranza, lo dico in maniera molto chiara, che usa questo governo di unità nazionale, che avrebbe lo scopo della gestione e dell'attuazione del PNR, questo era il motivo per cui era nato, per portare avanti posizioni ideologiche sfruttando i delicati e precari equilibri politici di governo. Tutela degli animali, ius soli, decreto Zen. Attenzione amici della Lega, attenzione amici di Forza Italia, molta attenzione. Concludo, Presidente. Ma ritornando al tema, non basta la forma, occorre la sostanza, come dicevo. Tutela ambientale, occorrono politiche di vasta scala, come ad esempio politiche che impediscano l'abbandono delle aree periferiche, come la montagna, che se non curata creano criticità anche a territori a valle. Ma per questo non si fa niente. Occorrono politiche per il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico, ma si investe sui monopattini. Occorrono investimenti in politiche energetiche su fonti rinnovabili, ma si svende l'idroelettrico agli stranieri. La tutela ambientale si ottiene partendo da un'educazione civica nelle scuole, investendo in professionalità e strutture, e non con i banchi a rotelle. Insomma, Presidente, molta retorica, molta enfatizzazione, pochi fatti. Siamo favorevoli alla tutela ambientale, ma con azioni concrete. Non siamo convinti sulla forma che richiama la tutela degli animali, e per questi motivi, per quello che dichiaro il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia. Ha chiesto di parlare il senatore Ferrazzi, ne ha facoltà. Presidente, colleghe e colleghi, noi tutti credo dobbiamo essere molto rispettosi delle parole, della parola che usiamo. La crisi delle civiltà spesso è segnata dal logoramento delle parole, che il grande scrittore del Novecento diceva: le parole sono logore, raccontando appunto la crisi della civiltà europea del Novecento. E però io credo che in alcuni momenti, in alcuni passaggi, utilizzare specificatamente il termine di evento storico abbia senso, abbia significato. E qui oggi siamo in presenza di un evento storico.
Stiamo in presenza di un evento storico perché modifichiamo, anzi integriamo la nostra Costituzione su una parte, su un passaggio fondamentale nel quale ora dirò, e siamo in presenza di un evento storico perché oggettivamente nella storia pluridecennale della nostra Repubblica è la prima volta che si va a modificare, anzi ad integrare, la parte dei principi fondamentali della Costituzione, in particolare all'articolo 9. È la quarta volta che si modifica la parte prima e in particolare è la prima volta però che si modifica la parte dei rapporti economici all'articolo 41. Questo per dire che stiamo davanti davvero a una grandissima novità, una grandissima innovazione costituzionale. Naturalmente la Costituzione per natura propria prende atto, riconosce e rilancia il sentimento popolare e non possiamo non dire in questa giornata che certamente il lavoro che stiamo accingendo a definire con il voto di questa giornata è anche frutto del lavoro che abbiamo compiuto insieme in maniera molto trasversale, un lavoro nel comitato ristretto che ha portato a mesi di audizioni, confronti e poi nella Commissione Affari Costituzionali e poi tutti i pareri delle commissioni che hanno dato, eccetera. Ma noi abbiamo ricevuto in questo lavoro una testimone da decenni di esperienze di persone, di donne, di uomini che hanno lottato per la difesa del pianeta e per l'ambiente, anche quando di questo non parlava nessuno. Badiamo bene, il termine della tutela della Costituzione, dell'ambiente in Costituzione, non c'è nella nostra Costituzione, non già perché i padri costituenti non fossero persone di assoluto livello, ma semplicemente perché dal 1948 in poi è cambiato strutturalmente l'approccio al tema dell'ecologia, perché è cambiato strutturalmente il mondo, il pianeta in cui viviamo, il tema del cambiamento climatico, il tema dell'inquinamento, certo erano già presenti, ma non erano ancora così scientificamente analizzati e così, come dire, drammaticamente d'impatto come lo sono dagli anni 60 in poi in particolare. E dunque, Presidente, colleghe e colleghi, oggi è il tempo di recuperare questo gap, recuperare questa distanza storica, recuperare questa distanza di sensibilità e di cultura, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, che sono attentissime in questa direzione. Dico questo perché più di qualcuno ha storto al naso, lo diceva anche ieri, lo citava anche ieri il Presidente della Commissione Parrini, dinanzi a una modifica costituzionale addirittura dei principi fondamentali. E però la Costituzione è una realtà dinamica, è una realtà che deve evolvere. E se ci sono degli eventi che modificano strutturalmente la coesione sociale, la realtà addirittura della vita nella Terra, è di ogni evidenza che noi dobbiamo intervenire. E dunque non è tanto una modifica della Costituzione, è un'integrazione della Costituzione, è un raggiungimento culturale, politico e istituzionale fondamentale. D'altro canto non siamo i primi. Molte democrazie in tutto il mondo hanno già integrato la Costituzione, l'hanno fatto certamente in maniera diversificata, l'hanno fatta dando più enfasi anche ad alcuni termini, lo sviluppo sostenibile, la tutela degli animali, via dicendo, ma l'elemento, il principio di fondo del riconoscimento della tutela dell'ambiente a livello costituzionale è assolutamente centrale e fondamentale. Sentivo prima il collega dei Fratelli d'Italia, anche ieri alcuni interventi lo rimarcavano, che non ci sarebbe bisogno di una modifica della Costituzione perché il nostro ordinamento già, diciamo, ha molte leggi e la giurisprudenza stessa, diciamo, all'interno di molte sentenze già tutela l'ambiente. E però invece noi riteniamo che ci sia necessità anche dal punto di vista giuridico, perché nella comparazione degli interessi è assolutamente giusto e sacrosanto che ci sia una valenza costituzionale anche della tutela dell'ambiente. E questo avrà una ricaduta anche dal punto di vista del profilo giuridico molto importante. Noi tuteliamo l'ambiente,
Noi tuteliamo la biodiversità, tuteliamo gli ecosistemi. Abbiamo capito una cosa, finalmente, grazie a Dio. Abbiamo capito che non ci può essere dicotomia, distanza, distacco tra la biodiversità, tra il pianeta e l'uomo, perché siamo intimamente uniti l'un con l'altro, viviamo intimamente in relazione. Tutta la scienza moderna e anche la filosofia moderna porta esattamente a questo punto. Siamo in relazione, siamo integrati. Nel momento in cui l'uomo immagina di essere padrone, proprietario, addirittura manipolatore del pianeta, cosa sta facendo? Sta facendo l'idiozia. Sta esattamente tagliando l'albero sul quale è seduto o dal quale trae il frutto. Cioè questa intima relazione è quello che crea la necessità della tutela dell'ambiente per tutelare anche noi stessi. È questo il passaggio fondamentale. Guardate, molti hanno citato, ed è una cosa molto positiva, l'enciclica del Papa Laudato Si, che ha posto a tema, ormai alcuni anni fa, addirittura un'enciclica, il tema dell'ambiente e della tutela dell'ambiente. Alcuni hanno detto è la fine dell'antropocentrismo, è una revisione, una rivoluzione anche dal punto di vista, diciamo, culturale dell'approccio della Chiesa e della dottrina della Chiesa. Non è così. È la ricollocazione corretta del concetto di antropocentrismo all'interno del cosmo, in modo tale che non si trasformi nel caos. Perché è solamente l'interpretazione delle relazioni, addirittura il Papa si rifà alla teologia di San Bonaventura, quel grandissimo francescano, coevo di San Francesco, che sistematizzò dal punto di vista teologico e filosofico l'impatto culturale che ebbe, e soprattutto religioso, di San Francesco. E San Bonaventura diceva una cosa straordinaria, ebbe un'intuizione fulminante, che tra l'altro io sento assolutamente mia, cioè mi permetto in quest'aula, insomma, di citarla con timore e tremore, come direbbe il poeta. Dice, essendo Dio trinitario, il Dio cristiano trinitario, cioè relazione in se stessa, e essendo l'uomo e ogni creatura è a immagine, creato immagine e somiglianza di Dio, è nella sua esistenza stessa, è nella sua ontologia che c'è questa relazione, e di conseguenza nel momento in cui dimentica la relazione e diventa predatore, massacra se stesso. Questa è, diciamo, è l'asse culturale dell'enciclica del Papa. Ed è esattamente l'asse culturale. Attenzione, anche qui rimarca l'enciclica. All'uomo è affidato il cosmo. E questa attività di affidamento significa aver cura e tutela, ma vuol dire anche coltivare. La scienza, la tecnica, l'attività umana sono positive. Naturalmente, avendo avuto uno sviluppo della tecnoscienza di tale portata nel Novecento, bisogna parallelamente sviluppare la sensibilità culturale, perché se diventa mito della tecnoscienza si impoverisce l'uomo e si massacra il cosmo, con una eterogenesi dei fini che va esattamente nella condizione della distruzione. Chiudo, Presidente, dicendo questo. Noi non dobbiamo sprecare questa occasione, non dobbiamo sprecare questo lavoro fatto. Chiudiamo oggi un lavoro parlamentare molto appassionato, di grande dibattito, e chiudiamo un lavoro parlamentare che vedrà probabilmente, l'abbiamo già visto ieri, un voto a larghissima maggioranza da parte di questo Senato, e dobbiamo darci l'impegno politico e istituzionale di completare l'iter prima della fine della legislatura. Sappiamo che la modifica della Costituzione ha bisogno giustamente di alcuni passaggi, facciamolo. Lo dobbiamo, Presidente, a chi da tempo lotta per questi temi, lo dobbiamo a noi che ci abbiamo lavorato, ma lo dobbiamo soprattutto ai nostri figli. Grazie. Grazie, senatore Ferrazzi. Ha chiesto di parlare la senatrice De Petris, ne ha facoltà. Sì, grazie, Presidente. Ho sentito qui in alcuni interventi che mi hanno preceduto dire che non vi era urgenza di intervenire per inserire la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, degli animali in Costituzione.
Ecco, noi pensiamo esattamente all'opposto. Noi pensiamo, e questo è il lavoro che è stato fatto all'interno della Commissione, ringrazio i colleghi, ringrazio la relatrice, noi pensiamo invece che eravamo già fuori termine, perché vorrei ricordare a tutti che arriva oggi in aula un testo che è frutto anche del lavoro di tanti, io potrei citarne tanti che hanno iniziato dagli anni 90 anche in Parlamento a presentare proposte di legge nella Commissione Bozzi, in altri tentativi che furono fatti per fare in modo che all'interno della nostra Costituzione finalmente potesse essere inserito tra i principi fondamentali, quindi come valore che deve informare le politiche pubbliche, che deve essere un pilastro della nostra Costituzione, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Ci sono stati altri paesi che prima di noi hanno fatto questo intervento sulla Costituzione. È stata citata molto la Germania, vorrei dire dal 1994 in Germania si è intervenuti non solo per sancire l'inserimento della tutela dell'ambiente, ma il concetto del rapporto con le future generazioni, la tutela degli animali e quindi anche rispetto a pericoli che sono stati paventati poco fa dal collega Labbate che diceva addirittura insomma che noi con questo disegno di legge mettiamo in pericolo addirittura insomma il nostro sistema economico agricolo. Insomma, vorrei ricordare che evidentemente insomma non è ben documentato sulle economie, diciamo, anche sulle scelte che la Germania, non mi pare che siano diventati tutti vegani per obbligo. Quindi non facciamo questi paradossi e siamo rispettosi del lavoro invece, anche dell'approfondimento. Io vorrei ringraziare il Presidente della Commissione, Parrini, perché il lavoro che è stato fatto con le audizioni, le consultazioni di tutti i costituzionalisti ci ha permesso e il lavoro che è stato fatto comune tra forze anche molto diverse che hanno partito anche da posizioni diverse ci permette oggi di sanare appunto questa distanza. Ho citato la Germania, il lavoro fatto in Francia nel 2005 che ancora sta proseguendo, un lavoro molto importante e che tra l'altro sarà sancito ancora una volta anche dalla causa che peraltro è stata vinta. Ma quello che avviene in tutto il mondo, dove si parla dei diritti della natura da inserire in tutti e nelle costituzioni. Perché e vi è un movimento in questo, vi sono state le iniziative parlamentari, ricordavo, ma vi sono tantissime associazioni che da anni lavorano su questo e credo che oggi finalmente è arrivato questo momento importante. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una scelta, guardate, fondamentale. Noi siamo intervenuti sull'articolo 9 aggiungendo un comma, non abbiamo toccato quell'articolo 9. Perché cosa? Perché per un riconoscimento, perché era scritto benissimo, perché quell'articolo 9 che i padri e le madri costituenti ci hanno dato ci ha permesso e ha permesso sicuramente di tutelare il paesaggio, i beni culturali, non quanto sarebbe stato necessario, ma ha spinto anche la giurisprudenza costituzionale, in questo senso ad allargare, a fare in modo che sempre di più si andasse verso anche il riconoscimento dell'ambiente come diritto fondamentale imprescindibile della persona e della collettività. E allora mi dite perché intervenire? Perché oggi era importante aggiungere all'articolo 9, quindi noi abbiamo fatto un lavoro non di revisione, ma un lavoro di arricchimento. Io questo lo vorrei dire anche a quelli che hanno dubbi sul fatto che interveniamo sulla prima parte della Costituzione, perché era giusto e sacrosanto che si intervenisse per sancire finalmente questo riconoscimento tra i principi fondamentali della Repubblica e quindi del patto repubblicano. E perché
siamo intervenuti anche sull'articolo 9. Altri hanno detto, guardate, c'è la giurisprudenza costituzionale, c'è anche il fatto che con la riforma del titolo quinto si era inserito, ma lì guardate che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che compare, diciamo, con la riforma del titolo quinto al 117 avviene nel campo delle materie, nella ripartizione delle materie tra Stato e competenze, tra Stato e Regioni. E quindi mancava invece, questa la cosa straordinaria di oggi, noi finalmente inseriamo la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali, questa è la cosa, e tra i valori, quindi nella prima parte della Costituzione. Poi mi dite non c'è urgenza, e siamo ancora dentro la pandemia e continuiamo a dire che non c'è urgenza di questo riconoscimento solenne. Guardate che oggi noi siamo, da quando è iniziato anche questo percorso e questo tentativo anche di inserire l'ambiente in Costituzione, la situazione a livello degli indici scientifici è peggiorata. Dal 1992, dalla prima conferenza di Rio de Janeiro, guardate sull'ambiente, purtroppo nel mondo la situazione e i dati sono peggiorati. Ci ricordiamo tutti i dati dei cambiamenti climatici e guardate, noi non siamo un paese felice, un'oasi felice. L'Italia è un paese fortemente a rischio ed è fortemente a rischio la nostra straordinaria biodiversità, è fortemente a rischio del Mediterraneo e quindi la pressione che l'attività umana, perché noi siamo nell'antropocene, che vuol dire che è l'attività umana, diciamo, che sta colpendo, violentando la natura e che sta mettendo a rischio fortemente, per la pressione sulle risorse naturali, la possibilità della riproduzione delle risorse e quindi la riproduzione della vita. Quando noi diciamo non c'è più tempo, bisogna fare presto, ma non perché il pianeta è a rischio, lo dico sempre, il pianeta continuerà, si evolverà, è la vita sul pianeta che è a rischio. Quindi guardate che riuscire a ritrovare, abbiamo parlato di transizione ecologica, ma serve una grande rivoluzione culturale. La tecnologia da sola non ci salverà, serve una grande rivoluzione culturale, capire che noi viviamo della natura e con la natura. Noi dobbiamo riscoprire il valore dell'armonia, dell'essere custodi del creato. Il collega Ferrazzi ha fatto bene a citare adesso l'enciclica Laudato Si, il pensiero che prende le mosse appunto dal pensiero francescano. Noi dobbiamo riscoprire la madre terra e la sorella natura, rivivere in armonia, e in questo anche il rapporto con gli animali, con tutte le specie viventi, perché solo in questa armonia, in questo rapporto armonico che noi riusciremo a ritrovare con le risorse naturali, con l'ambiente, con la natura e con le altre specie viventi, noi riusciremo a salvare ed assicurare, diciamo, la sopravvivenza della specie. I dati, non è qui il caso di riportarli per brevità, ma i dati sono pesanti. Pensate che soltanto sull'aggressione alla biodiversità, per esempio l'Italia è al sesto posto come pericolo nei paesi del G20, cito l'Italia ma potrei citare altri. Quindi, come capite, altro che se non c'era urgenza, c'era urgenza. E chiudo dicendo, parliamo del 41, noi nell'articolo 41, le modifiche all'articolo 41 sono straordinarie, perché diciamo che tutta l'attività privata, per quanto dell'impresa privata e pubblica, deve avere come punti di riferimento e come limite il diritto alla salute e il diritto all'ambiente. Guardate che questa è una cosa davvero straordinaria. Per tutti questi motivi io annuncio il voto favorevole con entusiasmo su questo disegno di legge. Grazie. Grazie senatrice De Petris, ha chiesto di parlare la senatrice Gallone, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Ci sono momenti nella storia di un Paese
che ne segnano il passo e che ne cambiano profondamente il percorso, a volte attraverso atti all'apparenza piccoli, ma in realtà determinanti e significativi per il cambio di un'epoca. Quello che stiamo vivendo oggi con l'approvazione nell'Aula del Senato del disegno di legge sulla tutela costituzionale dell'ambiente segna un passaggio, una svolta, l'aggiunta di un tassello che va ad integrare in maniera sostanziale addirittura un articolo dei principi fondamentali della nostra Costituzione, con un lavoro appassionato, con un lavoro di tutti che scalda il cuore all'interno di un'aula parlamentare. Forza Italia si batte da tempo per armonizzare e attualizzare uno dei principi, inserendo la tutela dell'ambiente in maniera esplicita all'interno dell'articolo 9, in questo caso e non solo, anche nel 41. È stata la battaglia del nostro ministro dell'ambiente, Stefania Prestigiacomo, che ringraziamo oggi per la lungimiranza e che noi abbiamo raccolto presentando la nostra proposta in Senato, che è entrata a pieno titolo nel testo unificato che oggi ha portato al testo definitivo. Perché è stata la battaglia di tanti uomini, di tante donne, di tante associazioni, di tanti ragazzi, oggi pienamente consapevoli. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Oggi è un momento altissimo per il legislatore. È l'esperienza più significativa che possa capitare nel corso di un mandato parlamentare, toccare con estremo rispetto la Costituzione, la legge delle leggi, in un suo principio fondamentale, la nostra carta studiata, elaborata, redatta, approvata e sottoscritta dai nostri padri fondatori. Lo stiamo facendo pienamente consapevoli che si tratta oggi di una necessità assoluta che corrisponde a un momento di evoluzione virtuosa del Paese. Lo stiamo facendo per attualizzare una disposizione, un indirizzo, in questo caso una missione su un modo di pensare, di agire, di vivere, al quale dobbiamo e vogliamo essere fedeli. Questo è un passaggio di visione, di futuro, all'interno di un progetto armonico, come bene ha sottolineato nel suo intervento in discussione generale ieri il collega senatore Pagano, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, quando ha affermato della necessità di intervenire in modo adeguato e complessivo per il futuro, per realizzare quell'integrazione aggiungendo un principio che è anche un valore, che tanti anni fa non si poteva pensare che sarebbe divenuto necessario in un paese invece oggi così profondamente industrializzato. Oggi stiamo lavorando per i nostri figli, quelle future generazioni a cui dobbiamo pensare se vogliamo dare un senso compiuto alle nostre azioni, per fare in modo che il nostro paese diventi un tassello fondamentale per la salvaguardia dell'unica casa che ci ospita e che è il nostro pianeta, confortati, come hanno ricordato il collega Ferrazzi, la collega De Petris, perfino dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e dei principi francescani, di quella gratitudine verso il creato, verso una casa che non ci appartiene per diritto di nascita, ma che ci è stata donata. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ogni sua parte, in ogni sua missione, di qualsiasi comparto si parli, economico, sociale, sanitario, di educazione e formazione, è costantemente proiettato alla tutela dell'ambiente e alla transizione ecologica. E con l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale noi oggi possiamo sostenere e rafforzare ancora di più ogni singola azione di questo governo. Rassicurati fin dal primo chiarissimo intervento del Presidente Draghi, che si può riassumere con una indiscutibile sua affermazione, virgolette, nessuna azione umana sarebbe possibile in un mondo divenuto inospitale. E ancora, virgolette, proteggere il futuro dell'ambiente conciliandoli con il progresso e il benessere sociale richiede un approccio nuovo. Digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud computing, scuole ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra sono diverse facce
di una sfida poliedrica. Forza Italia la raccoglie questa sfida. Forza Italia, movimento liberale e riformista, affronta i temi ambientali in maniera equilibrata e razionale, perfettamente consapevole che la funzione dello Stato deve essere quella di accompagnare lo sviluppo e la crescita della nazione in una grande alleanza pubblico-privato, perché proprio il mondo dell'impresa e dell'economia si sta evolvendo all'interno del non facile percorso della transizione. Sono in atto riconversioni importanti, anche radicali, e chi si saprà adattare al cambiamento evolvendosi dovrà essere protetto e accompagnato, e questo sarà il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare, che sta affrontando. È una grande assunzione di responsabilità, insomma, vogliamo una crescita economica che sia verde, senza danneggiare o distruggere l'ambiente. Allo stesso tempo vogliamo migliorare l'ambiente senza fermare l'innovazione e la crescita economica. Il governo quindi e le forze di maggioranza con lui dovrà investire ogni risorsa possibile in incentivi e tutele verso tutti i comparti che stanno facendo della sostenibilità e del nuovo modello circolare la loro missione, a partire dal sistema dell'agricoltura, e saluto la collega Caligiuri che è intervenuta ieri su questo tema, che rappresenta l'avanguardia della salvaguardia ambientale e della prevenzione, passando per il sostegno al comparto delle energie rinnovabili, al potenziamento degli impianti di recupero, smaltimento e riciclo dei rifiuti, all'emanazione più veloce dei decreti End of Waste, alla realizzazione delle infrastrutture green, dando soprattutto linee guida chiare, semplificazione e certezze di tempi e modalità a chi si sta impegnando tanto. Approfitto dell'occasione per manifestare la nostra soddisfazione per gli interventi di estensione e semplificazione dell'ecobonus 110, che rappresenta un modello virtuoso di sostegno al lavoro e all'economia, grazie al sostanziale efficientamento energetico degli edifici che ne deriverà, dichiarando però che non smetteremo di chiederne la proroga al 2023 e oltre, e l'estensione anche ai beni strumentali, alberghi, palestre, scuole paritarie, condomini con studi e uffici, cascine diroccate, dimore storiche per gli eventi, nella convinzione che rigenerazione urbana non possa prescindere da questa determinante iniziativa. Con il disegno di legge costituzionale al nostro esame si intende quindi offrire il più alto riconoscimento alla tutela dell'ambiente, e dopo l'esame della Commissione, che ha portato a un testo ampiamente condiviso, sono state inserite altre definizioni che chiariscono e ampliano la portata della tutela costituzionale dell'ambiente. Assieme all'ambiente, infatti, vengono tutelati la biodiversità e gli ecosistemi, e lo si fa, come dicevo, nell'interesse delle future generazioni. E del resto, i fondi del Next Generation EU che arrivano dall'Unione Europea prevedono proprio questo tipo di atteggiamento, di predisposizione, affinché un debito apparente si trasformi in una leva di redditività non solo economica, ma sociale ed ambientale. Ambiente, biodiversità ed ecosistemi, assieme alla fauna che li abitano. La modifica costituzionale fa un passaggio ulteriore, prevedendo appunto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. Sarà compito e cura del Parlamento, del legislatore, agire in maniera saggia, equilibrata, coerente anche per quanto riguarda il rispetto degli animali nel loro habitat e in cattività, rispettando le attività e le esigenze umane, ma anche il benessere animale, come paese sensibile e consapevole che la sofferenza gratuita può essere evitata nel rispetto di ogni attività umana. Starà alla saggezza del legislatore trovare il giusto equilibrio. Insomma, il cammino è lungo, ma inizia subito, è già iniziato, perché il futuro del nostro paese o sarà sostenibile o non sarà. Noi siamo convinti che l'Italia oggi abbia piantato un albero che metterà radici profonde, i cui frutti saranno salute e benessere per chi verrà dopo di noi. Da questo momento si potrà solo andare avanti, rafforzati nell'intento dalla protezione e dalle certezze che la nostra carta ci offre. Per questo Forza Italia, convintamente e con l'orgoglio di aver dato il proprio fattivo contributo alla composizione di questa legge costituzionale, voterà a favore di questo altissimo provvedimento di civiltà. Grazie. Grazie senatrice Gallone. Ha chiesto di parlare il senatore Briziarelli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. In questi giorni, con la proposta di inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, abbiamo assistito a un dibattito
che ci ha riportato indietro nel tempo. E non poteva essere diversamente, del resto l'anniversario del 2 giugno è passato solo pochi giorni fa. Una data importante non solo perché è la festa della Repubblica, ma tra le tante altre cose è anche il giorno del voto dell'elezione dell'Assemblea Costituente, che avrebbe dato vita alla Costituzione, quella Costituzione che secondo molti, e a mio avviso hanno ragione, è la più bella del mondo. Un capolavoro di equilibrio tra passioni, idee, valori contrastanti, arrivato dopo un periodo dilaniante durato anni, come solo una guerra civile può essere. Ecco, dovremmo avere sempre presente che questo è il contesto in cui ci muoviamo e a questo contesto vanno ricondotte non solo le dichiarazioni di questi giorni, ma anche la fase preparatoria che nelle ultime settimane ha visto susseguirsi fughe in avanti, frenate, anche da parte nostra, ma come abbiamo cercato di spiegare era dettato dalla volontà di non commettere errori su un passaggio tanto fondamentale, e il risultato di oggi dice che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Ieri la collega Maiorino, in qualità di relatrice, ha saputo spiegarlo perfettamente in una frase che vorrei richiamare qui oggi. È necessario, diceva, completare il processo e dare, senza mediazioni interpretative, una chiara dimensione ambientale alla nostra Costituzione, in linea con l'evoluzione di una sensibilità che si è fondata sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte. Detto questo, permettetemi di essere concreto e diretto. Non possono esserci però trionfalismi né eccessivi festeggiamenti, per quanto importante questo sia. Questo non è un punto d'arrivo, questo è un punto di partenza. Tutti i colleghi che sono intervenuti in un modo o nell'altro l'hanno sottolineato. Un conto è riconoscere un principio fondamentale, un conto è dargli attuazione. Peraltro è la prima volta, lo ricordava il collega Ferrazzi, che ciò avviene. Allora permettetemi una digressione che non riguarda l'ambiente ma che ha lo stesso significato. Cito Pertini, forse uno dei presidenti più amati della nostra storia, che parlava di libertà. Lui diceva che la libertà da sola non bastava, perché diceva un cittadino libero ma senza sostegno, senza possibilità di realizzarsi, senza lavoro, è un cittadino che è libero solo di imprecare e di morire di fame. Ecco, questo vale anche per l'ambiente. È di questi giorni, ad esempio, l'intervento, il richiamo forte del Presidente della Repubblica relativamente alla tutela del paesaggio. Giusto semplificare, ma non deregolamentare. Si riferiva in particolare al tema degli impianti fotovoltaici e dei campi eolici, perché è inutile inseguire una risposta seria, concreta, coerente in termini ad esempio di energie rinnovabili e poi per quelle energie rinnovabili fare scempio del paesaggio che forse è il nostro primo patrimonio. Del resto ci sono delle peculiarità del nostro territorio che non possono essere nascoste. Un conto è avere una pala eolica nel nord Europa a girare 300 giorni all'anno e un conto è averla qui, e se poi per quella pala eolica si deve disboscare una collina intera per portarci cavi non va sicuramente bene. Inutile pensare alla bontà degli impianti fotovoltaici e poi immaginare una follia che a Pian d'Arca è stata richiamata l'enciclica di Papa Francesco, Pian d'Arca, dove San Francesco ha fatto la predica agli uccelli, proporre un impianto fotovoltaico a terra sotto Assisi. Questa è una follia, non è la difesa dell'ambiente. Non passa per questo. Orvieto, un territorio bellissimo, può essere difendere l'ambiente un campo fotovoltaico di 40 ettari con 75.000 pannelli? Allora non è quella la difesa dell'ambiente. Non si può da un lato richiamare la difesa del suolo e poi permettere che si inaridisca coperto per anni da qualcosa che nasconde la sua bellezza. Ecco, queste sono le contraddizioni che dobbiamo superare. Perché è inutile un principio senza la forza e la capacità di renderlo concreto, vivo, attuale.
Le contraddizioni che viviamo sono tantissime. Si potrebbe pensare all'acqua. Noi lo riteniamo un bene fondamentale, cioè abbiamo fatto il referendum sull'acqua pubblica, richiamiamo che non è attuato, poi però lasciamo che in alcune zone d'Italia ci sia il 52% di dispersione idrica, che per portare un litro d'acqua in una casa ne partano due. Per non parlare di quelle zone dove ancora abbiamo la vergogna delle autobotti che devono portare l'acqua, di quelle zone d'Italia dove ancora non è chiuso il ciclo delle acque e non c'è la possibilità di tutelare il mare perché ci arrivano gli scarichi del mare, il 30% delle coste del Messinese, tanto per fare un esempio. Allora, da un lato noi richiamiamo l'alto accordo per inserire una parola in più o in meno in Costituzione e poi lasciamo che accada tutto questo. Ci stracciamo le vesti, piangiamo in aula quando ci sono le tragedie e poi non abbiamo la forza di far partire un disegno di legge sulla pulizia degli alvei nei fiumi, perché c'è una diversità sul piano ideologico d'approccio. Ci lamentiamo quando avvengono i terremoti e poi abbiamo lo scempio, lo schifo di dover trovare 100 milioni oggi dopo il terremoto del 1908 di Messina. Ma dal terremoto dell'Irpinia a oggi, quante ricostruzioni si sono perse per strada? Quante volte non siamo andati a vedere quello che andava completato e non è stato completato? Queste sono le contraddizioni che dovremmo superare e anche magari realizzare realmente quello che promettiamo. Abbiamo decreti fermi, risorse non utilizzate. Ci diciamo bravi quando scriviamo le cose sulla carta, però non ci assumiamo la responsabilità poi di tradurle in atti concreti. Ecco, questo è quello che serve ora, questo è l'impegno che noi oggi dovremmo assumere. Quello che serve è la volontà, la forza, anche il coraggio di gettare un ponte fra il dire e il fare, tra quello che siamo e quello che potremmo essere. E allora è con questo spirito che la Lega non solo voterà convintamente a favore dell'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, ma si assumerà l'impegno di lavorare concretamente, quotidianamente, da qui e negli anni, per dare realmente attuazione a quello che non può e non deve rimanere solo una dichiarazione di intenti. Grazie. Grazie, senatore Briziarelli. Ha chiesto di parlare il senatore Perilli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Curiose contraddizioni, colleghi. Io ho ascoltato il dibattito, non posso che partire proprio dalla dichiarazione di Fratelli d'Italia, quale ha sottolineato il senatore La Pietra per conto di una forza che non si ritiene marginale né in quest'Aula né fuori di quest'Aula, anche per loro, come dire, dichiarata sempre vicinanza al sentire delle persone, del popolo. Ebbene, sentir dire che la tutela degli animali e dell'ambiente è assolutamente marginale rispetto a quello che stiamo vivendo non è un'emergenza, è addirittura inutile se non pericoloso, fa capire in che pianeta diverso sia non solo Fratelli d'Italia, ma chi crede culturalmente a queste cose. E la curiosa contraddizione è che sul sito di Giorgia Meloni noi leggiamo che massacrare e lasciare un povero gatto morire di agonia davanti dei bambini è un gesto inaudito e criminale. Tolleranza zero. Dobbiamo pensare a una politica che non esclude il loro benessere. Beh, complimenti. Veramente complimenti, perché questa è la politica che le persone non vogliono. Ma io direi anche a ragione dichiarare l'amore per l'ambiente, per gli animali, e nello stesso tempo invece fare una dichiarazione d'aula non solo dove ci si astiene su un provvedimento che inserisce la tutela degli animali, fatto storico della Costituzione, e il tutela dell'ambiente, ma anche quello di invitare ad astenersi anche l'altra parte del centrodestra, che or ora ha dichiarato degli aspetti positivi e si è soffermato sugli aspetti positivi di questa riforma. Io non so in quale mondo, dicevo, viva il collega di Fratelli d'Italia, ma io vivo in un mondo invece, anzi in un paese più specificamente, dove vengono trucidati, ammazzati, massacrati, torturati quotidianamente animali. Andate a vedere il rapporto che vengono fatti annualmente rispetto a quello che accade agli animali, a quello che succede negli allevamenti, agli abbandoni,
a tutta quanta la questione del bracconaggio, dell'illegalità, e siamo ancora lontanissimi, colleghi, siamo ancora lontanissimi dall'acquisire una cultura che vagamente possa considerare gli animali non un oggetto, come adesso sono considerati, ma soggetti di diritti, con una propria sensibilità, esseri senzienti. Ma guardate, questo tema è molto importante, perché se non si colgono queste sensibilità, se non si comincia a creare una cultura proprio da quest'aula, dopo non si potrà più gestire i decorsi violenti e continui che degli animali indifesi, che non hanno rappresentanza rispetto a chi invece in maniera molto solitaria cerca di portare avanti i loro diritti, ebbene non si capisce neanche la società che è là fuori, perché dire che non è una priorità significa pur non aver capito quello che socialmente è accaduto in questi giorni e quello che accadrà rispetto a tutti i temi ambientali, che non è solo un tema dell'inquinamento o della questione dei parametri o quant'altro, è una questione di cultura, è una questione di passaggio nella testa delle persone, nel vivere quotidiano, da un modello di sviluppo che sia conciliabile, che vada d'accordo con il benessere sociale, che vada d'accordo con la giustizia sociale, che vada d'accordo con la salute. Ebbene, io non so dove viva il collega dei Fratelli d'Italia rispetto al fatto che noi non solo abbiamo inserito la tutela dell'ambiente e degli animali, ma abbiamo inserito la salute e l'ambiente rispetto ai limiti che incontra l'iniziativa economica privata, che è libera, ma non può arrecare danno né alla salute né all'ambiente. E il processo e la sentenza rispetto a quello che è accaduto allo stabilimento ex Ilva, alla sentenza di primo grado, che si intitola, guardate, il processo Ambiente svenduto, e che ha portato a delle condanne pesanti rispetto a un creato disastro ambientale, impone di scrivere chiaro nell'articolo 9 tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, nell'articolo 41 il fatto che non può essere contraria alla salute l'iniziativa economica e all'ambiente, e che anche le attività economiche, pubbliche o private, devono essere indirizzate a fini sociali ma anche a fini ambientali. Adesso mi chiedo ai colleghi di Fratelli d'Italia: cosa può esserci di pericoloso nell'inserire dentro la Costituzione questi temi, queste parole, belle anche solo a sentirsi, oltre che a leggersi? Perché tra l'altro ho notato che nessuno precedentemente in quest'Aula ha ricordato il testo della modifica costituzionale, cosicché anche qua fuori, al di là del discorso intorno alle parole, si possano apprezzare la bellezza, righe potenti che restituiscono dignità a un paese, che lo allineano ad altri paesi che hanno già il tema dell'ambiente, del rispetto degli animali, delle loro costituzioni, e non sono paesi arretrati, e non sono paesi culturalmente chiusi. È una distorsione della realtà. Ebbene, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, l'ecosistema. La legge dello Stato disciplina le forme e i modi di tutela degli animali, una riserva di legge che per la prima volta fa entrare nella Costituzione il tema degli animali. Io ho apprezzato in parte l'intervento del collega Brizzarelli, che dice che non ci possiamo fermare qui. Per me è un invito: allora togliete 5.000 emendamenti rispetto alla legge del Protegge Animali, che dice esattamente il fatto che state bloccando una legge contro il maltrattamento degli animali. Perché lo fate? C'è il senatore Salvini, anche lui si è prodigato a far vedere filmati in cui tiene in braccio i cagnolini, invitando a non maltrattarli. Bene, faccia togliere i 5.000 emendamenti sulla legge che li protegge dai maltrattamenti. Date corpo, date coerenza, date concretezza alle azioni. Lo scriviamo in Costituzione. La Costituzione è la nostra carta. La Costituzione intercetta le tensioni, le aspirazioni, e quando le riconosce come diritti fondamentali, li fa vivere come patrimonio condiviso, perché lo Stato comunità dei cittadini ci si riconosca. Ma se voi negate queste cose già dalla Costituzione, se già le avversate, è evidente che il resto è propaganda, e di propaganda ci si viene seppelliti. E della stessa cosa si potrebbe dire del salvamare, che è fermo, il mare soffocato dai rifiuti, l'impatto disastroso della plastica. Vedete, io sono particolarmente orgoglioso, contento, emozionato, perché il Movimento 5 Stelle
ma da sempre è stato detto nel DNA il tema dell'ambiente. Noi ci stiamo ritrovando, noi ci stiamo riprogrammando sulla questione dell'ambiente, che è centrale nel nostro movimento, ma è centrale nel nostro pianeta. E le nostre azioni, le nostre politiche da sempre riguardano la tutela dell'ambiente. E per noi scriverlo in Costituzione, quello sì rappresenta l'insegnamento per i nostri ragazzi, per i nostri studenti, perché lo stiamo facendo in quest'Aula e da lì incomincerà un nuovo modello culturale, già dalla Costituzione. Questo è un momento importante. Al Movimento 5 Stelle si deve, nella precedente legislatura, la legge contro gli ecoreati, che mette al sicuro un po', o che restituisce un po' di sostegno, di aiuto a chi ha battuto e si è battuto contro l'inquinamento, chi ha vissuto in pianure dove ci sono stati sversamenti di fanghi velenosi, roghi tossici, l'amianto. Questo è dovuto. E come si fa? Come fate, colleghi, a dire non è utile, non è importante, non è in agenda? Ecco un'altra dimostrazione di come la politica va per conto suo e lascia per strada le persone che si stanno battendo. Qualcuno che è stato chiamato povero pazzo sognatore rispetto alle questioni e alle battaglie fatte rispetto all'ex Ilva, allo stabilimento. Diamo un po' di dignità anche a quelle persone, colleghi. E il movimento lo fa, lo ha sempre fatto. Dicevo, questo sentire è stato anticipato. Naturalmente io ci tengo a precisarlo, nel rispetto che abbiamo, nel rispetto della Costituzione, le parole che abbiamo inserito nella modifica sono aggiunte. Non hanno cancellato le precedenti, nessuna delle parole presenti in Costituzione. Hanno intercettato, come dicevo, le nuove tensioni, i nuovi bisogni, in una visione innovativa. Ed è per questo che una Repubblica che riconosce l'ambiente insieme al patrimonio artistico e storico della nazione, rispetto anche, come abbiamo detto, agli ecosistemi, alla biodiversità, è una Repubblica avanzata. È un paese nuovo, veloce, e la Carta Costituzionale, repubblicana e democratica, salvaguarda le vite in tutte le sue forme e fin dove esse arrivano. Voto favorevole per il gruppo Movimento 5 Stelle. Ha chiesto di parlare in dissenso il senatore Ricchetti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Questa prima lettura della modifica della Costituzione è stata accompagnata da un dibattito di livello. Io ho ascoltato gli interventi dei miei colleghi oggi, il lavoro in commissione. Nessuno è contrario al principio della tutela dell'ambiente e quindi mi asterrò non certamente in dissenso da quello che è stato illustrato. Noi abbiamo tentato un lavoro emendativo di questo progetto di legge legato all'introduzione del principio dello sviluppo sostenibile. Non è una questione di lana caprina, se ci fosse il ministro Giovannini darebbe voce più autorevole della mia a questo principio. Lo sviluppo sostenibile non è legato solo alla questione ambientale, è legato anche a tutte le azioni che si rivolgono alla sostenibilità tra le generazioni, alle pari opportunità, alle dinamiche che riguardano l'economia e il lavoro di questo Paese. Sarebbe stato certamente un principio più forte e certamente anche più vincolante rispetto alla Carta Costituzionale, ma sarebbero stati binari virtuosi per quella che è l'azione legislativa che aspetta questo Parlamento. Per cui, Presidente, mi astengo su questo provvedimento, anche perché, essendo la prima lettura, mi auguro che questa astensione sia accompagnata da un ripensamento. Noi continueremo anche nella Camera dei Deputati a proporre emendamenti in questo senso. C'è stata attenzione anche nei lavori di Commissione, ma credo che questa rischi di essere un'occasione persa se ci limitiamo alla sola questione ambientale. Va benissimo tutelare l'ambiente, gli animali, pensiamo anche alle prossime generazioni che spesso meriterebbero qualche attenzione in più. Grazie. Grazie senatore Ricchetti. Invito i colleghi a prendere posto, perché ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. Dichiaro aperta la votazione.
Tutti hanno votato? Senatrice Cirinna? A posto. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15.30 con la discussione del disegno di legge sulla destinazione del 5 per mille alle forze di polizia e ai vigili del fuoco. La seduta è sospesa. Bene, la seduta è ripresa e quindi riprendiamo dalla discussione della sede redigente del disegno di legge modifica la disciplina dell'istituto dei 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 111. Ora, poiché siamo in sede redigente, avremo una procedura nota, ma un po' diversa, però intanto invece quello che è consueto è l'intervento del relatore. Prego, senatore Montani. Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, la legge del 23 dicembre 2005, numero 266, ai commi 337 e 340, ha introdotto a titolo sperimentale una quota pari al 5 per 1000 dell'importo sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, da destinare, a scelta del contribuente, alle organizzazioni senza scopo di lucro, in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi. Questa novità si è rivelata nel corso degli anni uno strumento preziosissimo che rappresenta per il cittadino un concreto esercizio di democrazia fiscale e sussidiaria, poiché attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere come utilizzare una parte delle proprie imposte per finalità valutate all'interno di una lista di destinatari pubblici e privati, controllata e certificata dal Governo. Dopo questa prima applicazione in via sperimentale, il decreto legge del 25 marzo 2010, numero 40, convertito con modificazioni dalla legge del 22 maggio 2010, numero 73, all'articolo 2, comma 4 novies, ha previsto che per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 22 del 27 gennaio del 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia devoluta una quota pari al 5 per 1000 dell'imposta stessa per sostenere il volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, le associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono attività nei settori propri delle ONLUS, il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria dell'università e delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, nonché le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a norma di legge, che si svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Successivamente il decreto legislativo del 3 luglio del 2017, numero 111, in attuazione della legge delega per la riforma del terzo settore, legge 106 del 2016,
ha dettato norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne ha disciplinato la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti. Le nuove disposizioni hanno integrato quelle già vigenti, concorrendo alla definizione complessiva della disciplina. L'obiettivo del presente disegno di legge è quindi quello di estendere la destinazione del 5 per 1000 al finanziamento del Fondo Assistenza per il personale in servizio del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo di Polizia Penitenziaria, dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, in quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità e al pari di altre associazioni bisognosi di contributi, nonché per il sostegno, l'assistenza e per l'attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio, scusi. Il contributo del 5 per 1000 si rilevererebbe un valido strumento in quanto alle risorse ottenute da questo contributo sarà possibile concretizzare scopi a favore del servizio di soccorso svolto a beneficio di tutta la comunità e di acquistare importanti attrezzature per fronteggiare situazioni di emergenza e aumentare la sicurezza, che rappresenta un fattore essenziale per il rilancio economico del Paese e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. I cittadini potranno quindi scegliere in senso alternativo tra loro a quale delle amministrazioni sopra citate possono destinare la propria quota. Grazie. Grazie, senatore Montani. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Grazie, Presidente. Non intendo intervenire, mi riservo di intervenire successivamente. Grazie, sottosegretario. Allora, prendiamo posto, perché vi ricordo che, essendo in sede redigente, passiamo direttamente alla votazione dei singoli articoli. Vi prego i colleghi di prendere posto. Allora, siccome è la prima votazione del pomeriggio, ovviamente sto dando un pochettino di agio per raggiungere le postazioni. Bene, possiamo procedere. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Abbiamo delle segnalazioni, attendiamo qualche istante che si risolva il problema tecnico. Allora, colleghi, pazientiamo ancora un momento, perché c'è qualche problema nel collegamento per la votazione. Benissimo. Allora, la votazione è chiusa e il Senato approva.
Ora poniamo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Avete votato tutti? Direi di sì. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Quindi passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge al nostro esame nel testo formulato in sede redigente dalla sesta commissione permanente. È iscritto a parlare per la prima dichiarazione il senatore Cucca. Prego, senatore Cucca. Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Ma ci apprestiamo ad approvare questo provvedimento che interviene sulla disciplina del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. E il 5 per 1000 è uno strumento ovviamente molto prezioso che rappresenta per il cittadino una concreta possibilità di scegliere come utilizzare una parte delle imposte versate e a chi destinarle. Dal punto di vista degli enti che ne possono beneficiare, si è trattato fino ad oggi di enti no profit, amministrazioni pubbliche, le cui attività rientrano nelle finalità definite dalla legge istitutiva. L'obiettivo che è perseguito dal disegno di legge che esaminiamo oggi è quello di estendere la destinazione di questo 5 per 1000 al finanziamento dei comparti delle forze dell'ordine che quotidianamente si occupano della nostra sicurezza. Parliamo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria, dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare. Inoltre, il disegno di legge prevede anche la possibilità di destinare questa quota al sostegno e all'assistenza, e nonché per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni, i quali abbiano perso la vita per causa di servizio o direttamente in servizio. A questo punto è d'obbligo fare alcune considerazioni. Avrete anche valutato il fatto che qualche gruppo politico si è astenuto su questo provvedimento, che ha oggettivamente destato qualche perplessità. Però voglio dire che quello di cui sto per parlare attiene esclusivamente al metodo adoperato, non al merito, in quanto il gruppo di Italia Viva, Partito Socialista Italiano, concorda perfettamente sul merito del provvedimento stesso. E questo è bene chiarirlo senza che le parole che sto per dire vengano utilizzate in maniera strumentale. Ora, siamo consapevoli che la ratio dell'istituto del 5 per 1000 è per certi versi diversa da quella che sorregge il provvedimento di cui stiamo discutendo. Il 5 per 1000 nasce con uno scopo preciso. Nasce con lo scopo di sostenere le organizzazioni del terzo settore perché svolgono un'attività importante nei confronti della collettività. Tecnicamente, dunque, il 5 per 1000 alle forze dell'ordine non è lo strumento più idoneo da adoperare, benché però dobbiamo riconoscere che lo scopo di questo provvedimento è assolutamente meritevole. Non si tratta in effetti di un'attività importante, di uno strumento da adoperare nei confronti di queste forze per dare un sostegno, ma semplicemente un sostegno, una sorta di contributo. No, si tratta in effetti di sostenere gli interessi delle forze dell'ordine stesse che, come sappiamo, si trovano spessissimo a lavorare e ad operare in condizioni di disagio estremo, sia per carenza di risorse economiche, sia per carenza, ovviamente conseguenti carenze di risorse di natura tecnica. Ovviamente però c'è da evidenziare che questo strumento del 5 per 1000 è evidentemente a natura assolutamente aleatoria, e considerato che non si potrà sapere quanto sarà destinato a queste forze dell'ordine. Quindi sotto questo aspetto non è sicuramente lo strumento più idoneo, però certamente andrà a colmare almeno in parte quelle carenze che più volte sono state esposte, sono state portate alla nostra attenzione, proprio perché c'è una carenza di risorse che si riverbera sia sulle dotazioni tecniche che sulle stesse dotazioni di personale. E questo nonostante le forze dell'ordine svolgono
e soprattutto abbiamo svolto in quest'anno della pandemia, abbiamo svolto e abbiamo dato un apporto significativo e direi anzi determinante ed indispensabile al corretto svolgimento delle loro funzioni in favore oggettivamente della collettività, assumendosi tra l'altro tutti i rischi che ben conosciamo e che comunque sono intuibili. Detto questo, quindi, ci sono indubbiamente delle priorità che riguardano sia quanto urge nella quotidianità, sia gli interventi però di più ampio respiro necessari per l'assetto organizzativo e funzionale che in prospettiva bisogna raggiungere. Quindi bisogna quindi evidenziare che, e l'auspicio è questo, è che dovremmo su questa materia dare una risposta più pressante, più urgente, più completa e più soddisfacente per consentire alle forze dell'ordine che tanto si adoperano. Ricordiamoci che durante l'anno di pandemia le forze dell'ordine non si sono fermate un attimo, hanno portato avanti la loro attività quotidianamente nell'interesse della collettività, assumendosi tutti i rischi e in condizioni spessissimo di una criticità estrema, come dicevo, per carenza di mezzi, per carenza di uomini, ma ci sono stati. Più volte li abbiamo ringraziati e credo che anche oggi sia nuovamente il momento di formulare un ringraziamento molto molto forte per le stesse forze dell'ordine, sapendo anche però che c'è necessità, come dicevo, di dare ben altro. Ora, noi dobbiamo farci carico a questo punto di queste manchevolezze, di queste carenze, che dovranno essere affrontate in un periodo successivo e che assicurino nel lungo periodo soddisfazione alle forze dell'ordine stesse. Peraltro c'è anche da evidenziare che sul fronte del sostegno e dell'assistenza per attività a favore di congiunti di appartenenti alle forze dell'ordine deceduti in servizio o per causa di servizio, sarebbe stato anche corretto, eventualmente, avremmo potuto prevedere, di costituire un'associazione specifica diretta appunto ad avere questi fondi del 5 per 1000 in maniera più confacente rispetto alla ratio della legge istitutiva del 5 per 1000 stesso. Tuttavia però dobbiamo prendere atto, come dicevo, ci troviamo in una fase emergenziale in cui è necessario convogliare tutte le nostre forze affinché sia dato riscontro in maniera effettiva a quei comparti che vivono grandissime difficoltà. E quindi l'impegno, come dicevo, dovrà essere quello di fornire loro adeguata assistenza. A questo punto devo dire che bisogna evidenziare che grazie a queste risorse economiche che deriveranno dal 5 per 1000, sulla base ovviamente di un dato meramente statistico, il Corpo dei Vigili del Fuoco, per esempio, sarà in grado di concretizzare i propri scopi a favore del servizio di soccorso, acquistare importanti attrezzature fondamentali per fronteggiare situazioni di emergenza e di pericolo, cosa che in questo momento non possono fare per carenza di risorse. Per esempio, invece, la Guardia di Finanza, poiché la quota d'imposta appare strettamente connessa alla missione istituzionale, sarà appunto possibile fronteggiare, contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale, fornendo nuovi strumenti, come dicevo, a favore di questa categoria appunto delle forze dell'ordine. Insomma, è uno strumento di supporto, spero solo provvisorio, che non ci si fermi qui nell'aiuto e nel sostegno alle forze dell'ordine. La sicurezza, sappiamo, rappresenta un fattore determinante per il rilancio economico del Paese, per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, per lo svolgimento delle attività sociali, culturali e imprenditoriali. Quindi le nostre forze dell'ordine devono essere messe in condizioni di operare con assoluta dignità, con le dotazioni minime che sono richieste, a fronte di una responsabilità che, come hai detto, è immensa e talvolta va anche oltre quelli che sono i compiti meramente istituzionali delle forze dell'ordine stesse. Quindi destinare il 5 per 1000 a queste categorie consentirà di fornire anche agli cittadini uno strumento e un mezzo utile per fornire sostegno a quegli uomini che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per garantire la nostra sicurezza e la nostra incolumità. Sarà, come dicevo, una piccola boccata d'aria in vista dei necessari interventi più strutturali e strutturati. È un piccolo segno, un modo per coinvolgere gli stessi cittadini nelle scelte.
Esprimo dunque, a nome del partito che rappresento, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, il voto favorevole a questo provvedimento, consapevole tuttavia che tutti i corpi di sicurezza dello Stato sono essenziali per la nostra società, per il funzionamento dello Stato medesimo, che poi significa tranquillità per tutti noi e per tutti i cittadini. Ancora una volta a loro, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, va il nostro applauso, il nostro ringraziamento, ma anche il nostro fermo incoraggiamento, con il desiderio e con l'auspicio che vengano sempre più potenziati e messi in condizioni di operare sempre meglio e in condizioni anche all'altezza del ruolo di immensa responsabilità che quotidianamente, per tutela nostra, loro sono chiamati a svolgere. Grazie, senatore Cucca. Ora è iscritta a parlare la senatrice Rauti e ne ha facoltà. Prego, senatrice. Grazie, Presidente. Rispetto ai disegni di legge che discutiamo oggi, il 1443 e il 1521, entrambi a firma del senatore Erufa, contenenti, destinati quindi al 5 per 1000, alla Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Mi sento di poter dire, rispetto a questi provvedimenti, di averli seguiti dall'inizio e di condividerli e di aver anche, come Fratelli d'Italia, ci tengo a sottolinearlo, contribuito, credo, in modo sostanziale, determinante, alla stesura poi che ci porta fin qui. Li abbiamo seguiti dall'inizio perché mi trovai relatrice in quarta commissione difesa, era il maggio 2020, e in quella seduta, dovendo dare e volendo dare un parere favorevole a quanto avanzato dal collega Rufa, proposi l'estensione della platea. Per perfezionare questa proposta, il collega De Bertoldi fece un emendamento, poi sottoscritto anche da altri nella sua commissione finanze, per estendere la platea anche all'esercito italiano, alla marina militare e all'aeronautica. Quindi, volendo ricostruire il processo che ci perdoni porta... un momento, senatrice. Colleghi, veramente non si riesce ad ascoltare nemmeno da qui l'intervento della senatrice Rauti. Vi prego di abbassare il volume assolutamente. Prego, senatrice. Grazie, Presidente. Anche perché non ho molta voce, quindi... Allora, direi che se volessimo ricostruire il processo che ci porta fin qui, potremmo dire che il 1443 proponeva il 5 per 1000 per la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco. Il 1521 aggiungeva doverosamente la Polizia Penitenziaria e in seno alla Commissione Difesa passò la proposta di estendere la platea anche appunto all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica. Con questo non voglio... Grazie. Ecco, è per questo che il provvedimento ci sta molto, molto a cuore. Voglio anche dire che in quella sede anche il governo, allora nella figura del sottosegretario Tofalo, si disse favorevole a questa nostra proposta, che passò quindi, diciamo, all'unanimità, cioè quella di estendere la platea appunto a tutte le forze armate. Un collega in quella sede, che poi votò comunque in modo favorevole, fece un'obiezione assolutamente legittima, che fu quella che estendendo la platea si sarebbe ridotto il numero delle risorse. Dal punto di vista matematico questo non fa, come dire, una piega, però come dissi allora, ripeto oggi qui, che nonostante questa riflessione quantitativa non potevamo perdere di vista l'obiettivo principale e che escludere alcuni corpi delle forze armate sarebbe stata una immotivata, ingiustificata esclusione appunto e anche una discriminazione. E così arriviamo ad oggi e siamo particolarmente lieti di poter
sostenere, appoggiare e votare in modo favorevole a questo provvedimento, perché vedete, questo provvedimento ci sta molto a cuore, perché appunto ha raggiunto l'obiettivo di una platea equilibrata, composita, che includa tutte le forze armate. Ci sta a cuore anche quanto diceva prima il collega, cioè la misura, l'istituto del 5 per 1000, cioè il destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF dovuto, che è una facoltà che viene data. Voi sapete che questa facoltà è partita in via sperimentale, era il 2006, e si è arrivati fino al 2010 in via sperimentale, e solo poi successivamente ha avuto una sua stabilizzazione con la legge di stabilità 2014 e poi 2015. Qual è il principio che ci piace condividere di questo strumento che è stato stabilizzato? Si tratta di destinare una parte del nostro IRPEF a quei settori di riconosciuto interesse pubblico e che svolgono attività dalla finalità sociale, anzi mi correggo, di utilità sociale. Insomma, colleghi, stiamo parlando del volontariato, stiamo parlando del terzo settore, stiamo parlando anche certo della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria, mai importante come oggi. Parliamo delle politiche sociali, insomma parliamo di un mondo che potremmo definire, se mi passate l'espressione, una stampella del welfare, cioè un mondo che va a colmare delle lacune. È il mondo non profit del suo insieme che colma le lacune quando magari lo Stato e il pubblico non arriva. È quel mondo che crea inclusione, è quel mondo, colleghi, che ritesse la trama smagliata della società. Quando compiliamo quella dichiarazione dei redditi, è a questo che dobbiamo pensare nel momento in cui decidiamo con poco, che non ci costa niente, di sostenere chi si impegna per un senso comunitario e di appartenenza dell'intera società. È questo il senso di questo disegno, di legge. E allora, vedete, ci sta a cuore per questo, ci sta a cuore per la platea estesa alle forze armate, ci sta a cuore infine perché si vuole anche destinare questo piccolo contributo affinché i destinatari lo possano dedicare a sostenere le famiglie delle vittime, di chi è caduto prestando servizio. Ecco, questo anche è un riconoscimento. Qui non è una misura da poco, è una misura da poco dal punto di vista quantitativo, ma di grande valore dal punto di vista simbolico, morale e anche appunto qualitativo. E allora vedete, e mi avvio a concludere, in un momento in cui peraltro sentiamo tanto parlare, ed è un'urgenza, non entro nel merito naturalmente, della riforma della giustizia, come non possiamo noi qui, mentre sentiamo questa urgenza, non introdurre piccoli atti di giustizia? Quello che noi oggi votiamo è un atto di giustizia. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è anche il riconoscimento, quindi, come dicevo prima, di uno strumento, quello del 5 per 1000, che ha una utilità sociale. Ed è però in questo caso anche il riconoscimento del servizio, del sacrificio, dell'impegno quotidiano di tutti coloro che sono stati inseriti come soggetti beneficiari nella platea. E allora è un segno di attenzione anche alla famiglia, appunto, delle vittime, come dicevo, di chi è caduto e si è sacrificato per prestare un servizio alla comunità. E anche se io lo so bene che questa, non mi illudo, è la classica goccia nel classico mare, però colleghi, io penso che sia comunque un segnale, un attestato, un segno, un riconoscimento, io direi anche un dovuto, perché poi siamo bravi tutti a dire grazie alle forze armate, alle vigili del fuoco, a tutti quelli che fanno parte di questa platea, però poi non pensiamo. E penso anche, davvero concludo, che anche se è una goccia nel classico mare, è molto significativa, ed è per questo che Fratelli d'Italia
voterà a favore. Concludo. È significativa perché, tra l'altro, nel momento in cui noi compiliamo la dichiarazione dei redditi, con quella piccola scelta, crociando una casella, non solo noi diamo un contributo, ma diamo anche un attestato e un riconoscimento. E io sono convinta che questo riduce le distanze, che questo avvicina tutti coloro che sono i contribuenti alle nostre forze armate, alle nostre forze dell'ordine, e di questo c'è profondo bisogno nella nostra nazione. Grazie. Grazie senatrice Rauti. È iscritto a parlare il senatore Pittella. Prego senatore. No, chiedo scusa, senatore Mirabelli. Grazie. Grazie Presidente. Stiamo parlando di un provvedimento. Scusate. Sì. So che è molto importante quello che state dicendo, però grazie. Mi ha preceduto senatore Mirabelli. Stiamo parlando di un provvedimento che è stato approvato in un altro contesto nel 2019. Mi permetto di fare in sede di dichiarazione di voto una riflessione legata allo strumento che questo testo propone di dedicare al finanziamento delle forze dell'ordine, esercito, polizia penitenziaria, eccetera. Lo strumento è il 5 per 1000, uno strumento che nel nostro ordinamento abbiamo deciso di destinare al terzo settore, all'associazionismo, a chi svolge una funzione sociale, dando ai cittadini la possibilità di sostenere, di scegliere di sostenere dentro il mondo del terzo settore e dell'associazionismo le cause che pensa meritevoli di avere un finanziamento. Quindi io credo che questo sia il punto di partenza. Dopodiché è evidente, io sono d'accordo, non c'è nessun dubbio sulla necessità di implementare, ce lo siamo detti spesso in questi anni, anche in questi mesi, l'abbiamo anche fatto, di implementare i finanziamenti per le forze dell'ordine, per l'esercito, per la polizia penitenziaria, per chi in questi anni, anche in questi mesi duri della pandemia, ha dato un contributo fondamentale al Paese. Però io credo che a questa esigenza si debba rispondere senza cercare scorciatoie. Noi dovremo, nella sede di discussione del bilancio, quando cominceremo a farlo a novembre, a dicembre, avere chiaro che l'esercito, i corpi di polizia penitenziaria, l'aeronautica, le forze dell'ordine vanno sostenute di più e meglio di quanto siamo riusciti a fare. Ma questo deve essere soprattutto compito del bilancio dello Stato. Io non credo che noi possiamo demandare o condizionare il peso del finanziamento a questi corpi dello Stato al 5 per 1000. Non credo che possiamo mettere i finanziamenti alle forze dell'ordine nelle mani della volontà del cittadino che decide di destinare a questo o a quello il 5 per 1000. Io credo che questo problema serio che si sta ponendo è un problema che si deve risolvere nel bilancio. Altro, ovviamente altro, è dire e pensare che il 5 per 1000 possa essere destinato a un corpo fondamentale come quello dei Vigili del Fuoco, che svolge
una funzione molto importante e che sappiamo vive una situazione di precarietà drammatica, altro è dire, come dice il disegno di legge, che bisogna e si può destinare il 5 per mille per l'assunzione, per l'assistenza e per le attività a favore di congiunti di appartenenti alle amministrazioni militari o delle forze dell'ordine che sono deceduti per causa di servizio o in servizio. Questa è altra cosa. Quindi io invito l'Aula a una riflessione. Per le forze dell'ordine, l'esercito, serve un impegno che ci dobbiamo assumere tutti insieme per mettere in campo risorse di bilancio consistenti. E su questo dobbiamo impegnarci tutti, il PD si impegnerà. Ma sul resto resta per noi un dubbio, resta la convinzione che il 5 per 1000 debba essere destinato all'impegno sociale, al terzo settore, all'associazionismo, sicuramente anche alle associazioni che appunto aiutano i congiunti, aiutano i familiari degli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno perso la vita in servizio. Ma il resto deve essere demandato al bilancio dello Stato. Per questo ci asteniamo, per questo ci impegneremo in sede di bilancio per garantire più fondi alle forze dell'ordine, alla polizia penitenziaria, ripeto, il cui finanziamento, il finanziamento dei corpi dello Stato non può essere, la misura del finanziamento dei corpi dello Stato non può essere demandato al 5 per 1000 o alla scelta del cittadino su a chi destinare il 5 per 1000. Grazie. Grazie, senatore Mirabelli. Ora il senatore Giarrusso per il gruppo misto. Prego, senatore. Grazie, Presidente. Grazie, colleghi. Premetto che il mio voto sarà favorevole, malgrado alcuni colleghi del gruppo misto si asterranno. Sarà favorevole perché questo 5 per 1000, per quanto con tutte le riserve che condivido, ritengo anch'io sia una goccia nel mare delle cose che andrebbero fatte per le tante persone con la divisa delle forze dell'ordine, dei vari gruppi, delle forze armate, si sono impegnati e si impegnano ogni giorno per la sicurezza dei cittadini. Però intervengo in dichiarazione di voto per ricordare chi all'interno di queste categorie ha una posizione ancora più difficile rispetto ai colleghi. Noi che da più di un anno siamo in piena emergenza e vediamo tutti i giorni le squadre, le forze dell'ordine, vediamo gli uomini in divisa dei vigili del fuoco spendersi 24 ore su 24 per la salute e la sicurezza dei cittadini, non possiamo in un giorno come oggi non ricordare che ci sono fra di essi 10.000 precari. 10.000 precari, ci sono fra questi precari che sono i vigili del fuoco da 30 anni. Da 30 anni, colleghi, precari. Una vergogna senza limiti, nascosta da artifici giuridici che li definiscono come discontinui. Discontinui. Eppure questi discontinui definiti precari dall'Europa che sta per condannare il nostro Paese, a volte ci rimettono la vita andando in soccorso delle persone. Allora io credo che si debba dare il voto favorevole, ma si debba anche in quest'Aula ricordare che la stabilizzazione di 10.000 vigili del fuoco precari sarebbe una cosa doverosa, giusta,
farla prima che su di essa intervenga la scure dell'Unione Europea e della magistratura, perché interverrà per fare cessare questa vergogna, che non è più sostenibile. Peraltro non è un intervento economicamente gravoso, perché queste persone vengono pagate. Si tratta di risorse minime per garantire pari diritti, perché il sangue di un vigile del fuoco precario è uguale a quello del suo collega stabilizzato e di ruolo, quando viene versato è uguale, e non si capisce perché non debba avere le stesse tutele lui e la sua famiglia dei propri colleghi. Allora dico, votiamo in maniera favorevole a questo provvedimento, ma non dimentichiamoci, lo dico anche al governo di questa categoria, non la ricordiamo soltanto quando qualcuno di essi perde la vita per i cittadini, per la sicurezza dei cittadini. Onoriamoli facendo il nostro dovere, prima che ce lo ricorda la magistratura e l'Europa. Stabilizziamo i vigili del fuoco precari, che tali sono per le norme del 99 approvate su direttiva di Bruxelles anche da questo Parlamento, e che verranno a breve applicate nei tribunali dove pendono i giudizi contro lo Stato. Di queste persone, pensate, che si devono rivolgere alla magistratura per avere i loro diritti contro lo Stato che essi servono con grande dignità e onore. Per questo annuncio il mio voto favorevole e invito i colleghi ad attivarsi in questo senso. Grazie. Grazie, senatore Giarrusso. È iscritta la senatrice Toffanin. Prego, senatrice. Grazie, Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo, l'obiettivo del disegno di legge, l'abbiamo già sentito, consiste nell'estendere la scelta del 5 per 1000 al fondo di assistenza per il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria, dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, e per il sostegno a favore dei rispettivi congiunti che hanno subito la perdita del proprio caro per ragioni di servizio. È indubbio che il personale delle succitate amministrazioni svolga un servizio per la collettività, le cui prestazioni hanno un alto valore sociale, che spesso non viene commisurato in maniera soddisfacente attraverso un'adeguata retribuzione. In quest'anno di pandemia abbiamo visto con i nostri occhi, toccato con mano, quanto sia stata determinante l'attività svolta da tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate. E sappiamo bene, noi addetti ai lavori, rappresentanti delle istituzioni, che si dovrebbero stanziare molte risorse in più anche per il pagamento, per esempio, degli stessi straordinari che la loro attività impone, soprattutto in tempi di emergenza come quello che stiamo vivendo. E in questo senso il Governo ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità, destinando finalmente misure strutturali e risorse adeguate per il personale, per i mezzi, per la sicurezza, nelle apposite leggi di bilancio. Lo Stato deve essere presente accanto ai propri uomini e alle proprie donne, perché si devono distinguere le spese per il funzionamento delle nostre forze da quelle per la solidarietà, per il loro modo di operare e per le loro famiglie. Il lavoro di questi uomini e di queste donne, infatti, non è solo una professione, ma una missione in cui purtroppo si rischia anche la vita. Ed è anche per questo che non si deve considerare questa misura come sostitutiva all'azione di governo. Con la destinazione del 5 per 1000, così come quella dell'8 per 1000, del 2 per 1000, il contribuente ha la possibilità di scegliere a chi donare parte, anche se minima, delle proprie imposte. In questo senso il cittadino ha un'opportunità
la più liberale, che è quella di poter scegliere. E vorrei ricordare che è stato proprio il governo Berlusconi a istituire sperimentalmente questa misura, quella appunto del 5 per 1000, con la finanziaria del 2006, per sostenere le organizzazioni no profit, le attività volte alla ricerca sanitaria e scientifica, le attività socialmente utili, demandando al contribuente la facoltà di decidere a chi nello specifico. Allora 16 milioni di italiani hanno apprezzato e utilizzato questo strumento, dimostrando sensibilità e attenzione per il mondo a cui è riservato. Dopo il 2006 è stato introdotto un tetto massimo di spesa per le finalità a cui è diretto il 5 per 1000. Ricordo che con la legge di bilancio 2020 sono stati stanziati 520 milioni per il 2021 e 525 milioni per il 2022. A fronte di questo fondo limitato e a fronte ora dell'aumento della platea dei beneficiari, riteniamo doveroso che il governo si impegni a stanziare più risorse, onde evitare che siano penalizzate quelle associazioni ad oggi uniche destinatarie. Lo si deve fare a maggior ragione in questo momento storico, dove ricerca e solidarietà sono le parole chiave della pandemia. La coperta è sempre troppo corta e proprio per questo va gestita in maniera efficace affinché si producano effetti moltiplicatori per il benessere della collettività. Forza Italia esprime voto favorevole al provvedimento perché vogliamo considerare la destinazione del 5 per 1000 come attenzione all'attività sociale operata dalle forze armate e dalle forze dell'ordine, perché vogliamo rappresentare la vicinanza e il riconoscimento alle mogli, ai figli, a quelle madri e quei padri che hanno perso i propri cari in servizio, perché vogliamo considerare la destinazione del 5 per 1000 come modo per valorizzare queste categorie, per sensibilizzare i cittadini ad essere più vicini ai rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate, che spesso nell'immaginario collettivo sono considerati non tanto come figure eroiche, ma come antagonisti. E lo facciamo perché l'esigenza di destinare a loro queste risorse diventi monito per il governo a fare molto di più per coloro che ogni giorno si dedicano, anche a costo della propria vita, per garantire l'ordine, la legalità, la sicurezza, la rappresentatività del nostro Paese in qualsiasi situazione, in qualsiasi avversità. Grazie. Grazie, senatrice Toffanin. Ora è iscritto a parlare il senatore Rufa, e ne ha facoltà. Grazie, grazie Presidente, grazie Governo. Senatori, un giorno potremmo dire anche io ho partecipato a costruire il futuro di una famiglia. Figlia di un uomo o una donna che ha avuto così tanto coraggio ed amore per la divisa da sacrificarne la vita. È un onore e credo proprio un dovere votare un disegno di legge che assicuri certezze a chi ogni giorno esce di casa sapendo di rischiare la vita per il bene di tutti, per il bene della patria. La divisa che indossano uomini e donne è la loro corazza morale e deontologica, ma lasciare un fondo ricavato dal 5 per 1000 delle famiglie grazie ai disegni di legge 1443 e 1521 è un atto concreto che ogni cittadino può effettuare liberamente e non più solo a parole. I servitori dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, l'Esercito, la Polizia Penitenziaria, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare, con tale disegno di legge rientrano in una categoria di destinazione di sussidio fiscale che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Ma perché? Perché avere dubbi? Perché tentennare all'idea di poter destinare col proprio IRPEF una seppur piccola cifra? Cifra che però potrebbe realizzare il sogno di un figlio cresciuto senza una mamma o un papà. Diceva Madre Teresa di Calcutta: quello che possiamo fare è soltanto una goccia dell'oceano, ma se nell'oceano non ci fosse tale goccia, all'oceano mancherebbe. Perché però, e quindi mettere in discussione i sacrifici di uomini e di donne in divisa? Ci saranno sempre eccezioni nella vita. E questa nel caso potrebbe essere la più giustificata.
Come negare tale possibilità a chi, come la polizia, invoca rettitudine alle menti, vigore ai valori, onestà agli affetti, serenità nelle case? A chi, come la polizia penitenziaria, chiede luce e forza? A chi, come per i vigili del fuoco, dice che il rischio è il proprio pane quotidiano? A chi, come per i carabinieri, chiede di suscitare in ognuno l'entusiasmo di testimoniare con fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani? A chi, come per l'esercito italiano, chiede protezione dopo aver lasciato le proprie case per servire l'Italia? A chi, come per i marinai, prega la benedizione delle case lontane e delle nostre genti? A chi, come per i finanzieri, prega di essere forte della fede per affrontare fatiche e pericoli in generose fraternità di intenti, offrendo alla patria la propria obbedienza del proprio sereno sacrificio? A chi, come per l'aeronautica militare, prega che nessuna ombra sfiori la nostra terra? Queste sono le preghiere che gli uomini e le donne in divisa onorano negli atti giornalieri per il bene delle nostre generazioni, perché possano crescere nel culto del giusto e della legalità. Questi sono i loro valori. Non si esiti perciò all'approvazione di un disegno di legge che permetta agli uomini e alle donne in divisa di avere una concreta risposta anche da noi. Non abbiamo giustificazione che tarli tale scelta, ma tutt'altro, abbiamo la possibilità per esaltarne l'intento. Uscire di casa in divisa e sapere che i propri cari non siano mai lasciati soli. È questo che ci chiede la coscienza e la riconoscenza. Alle loro preghiere oggi possiamo rispondere senza alcun dubbio. La Lega ringrazia, onora, ama gli uomini e le donne in divisa e qualunque sia l'occasione per dimostrare affetto e rispetto ai loro sacrifici, beh, noi saremo lì, sempre al loro fianco. Bravo! Bene, grazie. Grazie, senatore Rufa. Ora per l'ultimo intervento la senatrice D'Angelo. Prego, senatrice D'Angelo. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Questo disegno di legge che nel testo proposto dalla Commissione fonde e fa sintesi dei due testi che sono stati presentati in Commissione, appunto il 1443 e il 1521, ha come intento principale quello di contribuire al rafforzamento della sicurezza appunto del nostro Paese. E come? Inserendo all'articolo 3 del comma 1 del decreto legge 111 del 2017, proprio in tema di 5 per 1000, anche la possibilità di finanziare il fondo assistenza per il personale in servizio del corpo della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o del Corpo di Polizia Penitenziaria, dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e l'attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio. Ovviamente il sostegno a questo comparto per noi è sempre un fatto positivo. È doveroso che il Parlamento se ne occupi costantemente. Il Movimento 5 Stelle ritiene però utile svolgere alcune riflessioni, anche alla luce delle politiche portate avanti concretamente nelle nostre esperienze di governo. L'efficacia e la capacità operativa delle nostre forze di polizia dipendono innanzitutto dall'azione diretta del Governo e del Parlamento attraverso provvedimenti economici, nonché dal lavoro svolto nell'amministrazione della sicurezza interna a livello ministeriale. In altre parole, i fondi necessari devono essere stanziati nelle leggi di bilancio e negli altri provvedimenti di natura finanziaria. Ed è proprio quello che abbiamo fatto col Governo Conte 1 e Conte 2. Solo a titolo di esempio vorrei ricordare gli investimenti fatti per l'aumento delle piante organiche delle forze di polizia
e per l'adeguamento delle retribuzioni appunto dei vigili del fuoco. Inoltre, non bisogna perdere di vista il senso e l'obiettivo per cui nasce il 5 per 1000, e cioè ha una funzione squisitamente sociale, di questo strumento appunto con cui i cittadini possono destinare una piccola parte delle loro imposte sul reddito. Sono soldi che vanno a sostenere il formidabile mondo del terzo settore, del volontariato, un modello di solidarietà e di impegno civico capillare che costituisce un vanto appunto per il nostro paese. Vi sono alcuni casi in cui ovviamente l'impegno lavorativo e il volontariato si incontrano in un'unione virtuosa. È il caso, per esempio, di tanti appartenenti alle forze dell'ordine che offrono la loro opera anche fuori dall'orario di lavoro. Ed è questa un'ennesima dimostrazione di generosità da parte di questi servitori dello Stato. Quindi, in conclusione, se per un verso è comprensibile l'intento di voler estendere uno strumento così efficace, importante, a beneficio anche del settore della sicurezza, è bene non perdere di vista la centralità del ruolo dello Stato nel dare un doveroso supporto, anche finanziario, a donne e uomini che lavorano notte e giorno per la nostra tranquillità e la funzione preminentemente sociale del 5 per 1000. Quindi ovviamente io do pieno atto dell'impegno da parte della forza politica che rappresento di fare sempre di più in questa tematica per lo stanziamento di nuovi e maggiori risorse ovviamente. Per tutte queste ragioni comunque annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie senatrice D'Angelo. Bene, si sono concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il disegno di legge con del titolo Modifica la disciplina dell'istituto del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 111. Prego i colleghi di prendere posto e dichiaro aperta la votazione. Sì, vedo che ci sono ancora problemi tecnici di connessione. A posto? No. Cerchiamo di soccorrere il collega. A posto. Avete votato tutti? No. Benissimo. Presidente Bernini, faccio un passo veloce che l'aspettiamo. Non è che se c'è un gesto di cortesia questo autorizza. No, ogni tanto ricordiamoci dove siamo. Perfetto, la votazione è chiusa. Il Senato approva. Bene, ora possiamo passare al secondo provvedimento, l'ordine del giorno, sul provvedimento di discussione del disegno di legge di istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, già approvato dalla Camera dei Deputati. Ora chiedo al relatore, senatore Ferrara, di intervenire. Grazie. Prego, Presidente. Senatore Ferrara. Sì, il presente disegno di legge, per il quale vorrei ringraziare l'onorevole Iolanda Di Stasio, si basa su quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
del 1982 ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge numero 689 del 1994, che costituisce un codice esaustivo volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti. Ricordo che la zona economica esclusiva può estendersi non oltre le 200 miglia dalle linee di base, da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale. A differenza della piattaforma continentale, la zona economica esclusiva, per divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, poi notificata alla comunità internazionale. Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti o opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo, in modo da raggiungere un'equa soluzione. La piattaforma continentale costituisce invece l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza. Quello delle 200 miglia è in definitiva considerato dalla Convenzione come il limite minimo della piattaforma continentale. Agli Stati terzi spettano le tradizionali libertà dell'alto mare alle condizioni stabilite dallo Stato costiero, ovvero la navigazione, il sorvolo, la pesca e la posa di cavi e condotte sottomarine. Inoltre, i diritti dello Stato costiero sulla propria piattaforma continentale gli appartengono ab origine e perciò non hanno bisogno di proclamazione. Nel bacino del Mediterraneo, dove la distanza tra le coste opposte è sempre inferiore a 400 miglia, a fronte dell'esigenza di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecce provenienti dall'Estremo Oriente o con la finalità di proteggere le loro coste dai rischi di inquinamento, molti Stati hanno istituito da tempo delle ZEE o delle zone in cui esercitare parte dei diritti funzionali relativi alle ZEE. L'importanza della definizione delle zone marittime appare cruciale e alcuni episodi anche recenti lo testimoniano. Penso ad esempio ai numerosi drammatici incidenti avvenuti nelle acque comprese tra Italia e Libia, luoghi già segnalati come ad alto rischio per le nostre navi e in cui da anni ormai è sconsigliata la navigazione. Tali aree ricadono nella zona di pesca protetta proclamata dal Paese nel febbraio 2005, una proclamazione legittima alla luce del diritto internazionale, ma sulla quale il nostro Paese aveva espresso riserve formali relativamente alla chiusura del Golfo della Sirte. Nel 2009 la Libia ha anche proclamato una zona economica esclusiva senza tuttavia definire i suoi limiti esterni con gli stati adiacenti e frontisti. Meritevole di menzione è altresì il caso dell'Algeria, che nel 2018 ha istituito unilateralmente una zona economica esclusiva che lambisce le acque territoriali italiane per un tratto di oltre 70 miglia nautiche, con alcuni punti a 30 chilometri circa dalle coste della Sardegna. L'Italia ha ripetutamente contestato la decisione algerina adottata in contrasto con l'articolo 74 della Convenzione di Montego Bay. Nel corso del 2020 è stata istituita una commissione tecnica congiunta Italia-Algeria al fine di giungere a una soluzione equa e mutualmente accettabile in osservanza dei principi del diritto internazionale. Si sente pochissimo però, c'è una confusione incredibile, Presidente. Il disegno di legge in esame intende quindi colmare quella che appare come una evidente lacuna del nostro Paese, autorizzando l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano. I limiti esterni della ZEE verranno determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia. L'articolo 2 stabilisce che all'interno della zona economica esclusiva... C'è un rumore di sottofondo, non so se lei non lo sente. Non è la prima volta che la Presidenza richiama, ovviamente. Non è il caso di gesticolare, anche perché è del tutto inutile.
Quindi non è la prima volta che la Presidenza richiama l'Aula. Presidente, il suo compito è far stare il silenzio in Aula. Sì, infatti, ma non era rivolto a lei che infatti okay. Tranquillamente continui l'intervento, sì. Non dalla postazione prevista. Chiederemo adesso di alzare anche un po' il suo volume e ovviamente chiederemo nuovamente ai colleghi di abbassare il volume della voce. Grazie. Ok. L'articolo 2 stabilisce che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia eserciti i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti. Infine, l'articolo 3 precisa che l'istituzione della ZEE non compromette l'esercizio in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte o di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie. Benissimo, grazie senatore Ferrara. Ora ho un intervento in discussione generale del senatore D'Alfonso. Prego, senatore. Presidente, grazie. Grazie anche di questa esclusiva che di sicuro regala attenzione. Intervengo pur sapendo di un gentleman agreement per procedere rapidamente per richiamare l'attenzione del Parlamento e dopo del Parlamento anche dell'ordinamento governativo italiano su questo tema. Noi oggi procediamo a deliberare per la istituzione di una zona esclusiva dal punto di vista economico che viene trattata come risorsa. Siamo dopo 7 anni inadempienti per quanto riguarda la direttiva europea riferita alla coniugazione tra spazio marittimo e spazio terrestre per la pianificazione urbanistica. Anche in questa circostanza consideriamo il mare una risorsa, tanto da farne una zona esclusiva economicamente. Dal 2014 al 2021 abbiamo perso 7 anni per quanto riguarda l'insediamento dell'armonizzazione tra terraferma e acqua per la pianificazione urbanistica. Mi auguro che una volta si possa procedere ad una visione organica, coordinata, per quanto riguarda la programmazione dell'uso di beni irripetibili come sono terra e mare. Naturalmente il mio intervento serve a stimolare un'adeguatezza di trattamento di questa materia. Il mio sarà un voto naturalmente favorevole. Grazie senatore D'Alfonso. Non ci sono altri iscritti in discussione generale, pertanto chiedo al relatore se questo unico intervento suggerisce di replicare, ma credo di no, e quindi chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Grazie Presidente, intervengo brevemente perché credo che questa votazione di oggi sia un momento importante per il nostro Paese. Intanto lasciatemi ringraziare tutti i parlamentari, in particolare la proponente onorevole Di Stasio, perché il provvedimento è frutto di un proficuo lavoro portato avanti dalle due Camere con una interlocuzione intensa e costruttiva tra il Parlamento e il Governo. È un provvedimento molto importante, dicevo, perché oltre a essere chiaramente pienamente conforme al diritto internazionale, alla progressiva tendenza all'estensione dei diritti di sovranità e giurisdizione degli stati costieri nelle acque al di là del proprio mare territoriale, prevede tutte chiaramente le clausole che sono previste nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, quella conclusa appunto a Montego Bay nel dicembre dell'82, la UNCLOS. Perché dico che è una norma importante? Perché la tendenza dagli anni 2000 nei mari, specialmente del Mediterraneo, è stata quella di una progressiva dichiarazione unilaterale delle zone economiche esclusive. E nonostante la difficoltà di essere aderenti alla Convenzione di Montego Bay, perché non ci sono 200 miglia di distanza tra le coste, specialmente a partire dal 2010, sempre più paesi hanno definito unilateralmente le zone economiche esclusive, con problemi che avete anche affrontato in Parlamento
come quelli relativi ad esempio alla dichiarazione unilaterale da parte dell'Algeria o anche della Libia, che influenzano direttamente anche l'economia italiana con problemi legati anche alla sicurezza del Mediterraneo. L'Italia ad oggi non aveva mai avuto la possibilità di dichiarare una zona economica esclusiva perché serviva proprio un atto normativo come quello che oggi vi apprestate a votare, e ci eravamo limitati negli anni a dichiarare le zone di protezione ecologica con diversi atti normativi che erano state poi esclusivamente quelle nel Mar Tirreno, nel Mar Ligure e nel Mar di Sardegna. Con questa norma sarà possibile anche quindi andare nella direzione delle zone economiche esclusive. Abbiamo ad oggi, nell'ultimo paio di anni proprio, concluso a giugno un accordo di delimitazione delle acque territoriali con la Grecia, molto importante, e con l'Algeria abbiamo avviato i negoziati bilaterali che, come quelli portati avanti anche con la Croazia, ci danno chiaramente all'interno della UNCLOS una possibilità di salvaguardare chiaramente i nostri interessi nazionali, ma non ci danno uno strumento fondamentale che è quello della dichiarazione unilaterale, che non vuol dire voler andare a forzare un accordo, ma avere un'arma in più, uno strumento in più di tutela. Nel prossimo futuro, motivo per il quale ci tenevo a riferirvi in questo breve intervento, avvieremo sulla possibilità che ci dà questa norma un'interlocuzione specifica con Libia, Malta e Francia sulla delimitazione delle acque territoriali, argomento che so di certo sapete essere molto importante e molto attuale. E questo è uno strumento, dicevo, aggiuntivo di cui ci possiamo in questo modo avvantaggiare. Lo facciamo nell'interesse della tutela del Mediterraneo come zona ecologica, ma anche come risorsa economica per il Paese, per tutto ciò che afferisce alla pesca e alle capacità chiaramente anche minerarie che sono nel Mediterraneo. Nell'interesse chiaramente della tutela, perché non è così altrettanto magari condiviso da altri stati della riva opposta nel Mediterraneo, e quindi nell'interesse del nostro Paese. Per questo ancora una volta vi ringrazio e sono certo che questa norma sia di grande utilità per il Paese. Grazie. Ora, prima di passare alla votazione direttamente degli articoli, perché non sono stati presentati emendamenti, avverto l'Aula che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri della prima e della quinta commissione permanente. E quindi ora passiamo direttamente alla votazione dell'articolo 1, che quindi pongo in votazione e dichiara aperta la votazione. Avete votato tutti? Vedo che in tribuna c'è ancora... A posto? Benissimo, la votazione è chiusa. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Sì, la votazione è chiusa. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta. Avete votato tutti? Sì, la votazione è chiusa. Il Senato approva. Ora possiamo passare alle dichiarazioni di voto ed è iscritta a parlare per il primo intervento la senatrice Garavini. Prego, senatrice. Presidente, onorevoli colleghi, dal Mediterraneo passa il 30% del commercio mondiale di petrolio, un quinto di tutto il traffico marittimo, compreso quello via container, il 65% del flusso energetico per i paesi dell'Unione Europea ed un terzo dell'intero turismo mondiale. Insomma, non è esagerato parlare di centralità del Mediterraneo e sottolineare quanto sia strategica anche per il nostro Paese l'istituzione di una ZEE, cioè di una zona economica esclusiva che legittima la nostra proiezione nel Mediterraneo oltre il limite esterno del mare territoriale.
Le ZEE, lo diceva bene il relatore, si estendono fino a 200 miglia marine al largo della costa di uno Stato. Da un punto di vista giuridico rappresentano la territorializzazione del mare, cioè consentono lo sfruttamento delle risorse naturali sia sul fondale marino che nella colonna d'acqua sovrastante, consentendo allo Stato che la rivendica di consolidare la propria sovranità. Ecco che l'istituzione della ZEE costituisce un tassello importante per il nostro Paese, sia dal punto di vista economico che politico, nei rapporti con i vari Paesi del Mediterraneo. Lo abbiamo sperimentato giusto solo poche settimane fa, con la tragica aggressione da parte della Guardia Costiera Libica ai nostri pescherecci. In quell'occasione si è visto in modo plastico quanto sia importante poter contare sulla definizione di confini marittimi chiari e condivisi, in modo da far valere i propri diritti da un lato a livello internazionale e poter respingere gli attacchi altrui. Nel bacino del Mediterraneo la distanza tra le coste opposte è spesso inferiore a 400 miglia. Molti stati, Croazia, Francia, Spagna, Tunisia, Libia, ma anche Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia, molti stati hanno già istituito da tempo le loro rispettive ZEE, anche allo scopo di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecci rivali, spesso provenienti dall'estremo oriente. L'Italia fino ad oggi è rimasta estranea a questo processo, un atteggiamento in parte incomprensibile, visto che il nostro Paese, ancor prima che si affermasse il principio della ZEE, aveva già definito la maggior parte dei confini della sua piattaforma continentale attraverso specifici accordi bilaterali con diversi paesi, confini che risultano validi anche per la ZEE. L'Italia è stato il primo degli Stati del Mediterraneo ad avviare negoziati per la conclusione di accordi di delimitazione della piattaforma continentale. Poi però siamo rimasti indietro sull'istituzione della zona economica. Un paradosso che oggi andiamo a colmare con questo disegno di legge. Ecco che l'istituzione della ZEE, questa zona economica esclusiva nei mari italiani, rappresenta quindi una novità positiva, perché così anche il nostro Paese beneficerà di un diritto sovrano all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali che si trovano nelle acque e sopra il fondo del mare, così come sul fondo e nel relativo sottosuolo. È importante preservare il nostro mare, tutelarlo, perché è una risorsa della quale possiamo ricavare grandi benefici anche economici, ad esempio implementando le nuove forme di produzione di energia e sostenendo le attività di pesca, che sono l'oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero. In sostanza, l'approvazione di questa norma fornisce all'Italia uno strumento necessario, così da recuperare il tempo perduto finora, garantendo la sovranità nazionale sul nostro mare in termini sia di sicurezza che di beneficio economico e facendo sì che la centralità del Mediterraneo sia sempre più prioritaria per l'agenda della nostra politica estera. Ecco, Presidente, che annuncio il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie. Grazie, senatrice Garavini. Ora è iscritto a parlare il senatore Alfieri. Prego, senatore Alfieri. Allora, io non vorrei dover richiamare settore per settore al rispetto di un minimo di silenzio dell'Aula. Oggi capisco che l'attenzione è un obiettivo lontano, però perlomeno consentiamo ai colleghi di poter proseguire. Grazie. Prego, senatore Alfieri. Sì, grazie, Presidente. La mia dichiarazione di voto, oltre che per esprimere il voto favorevole del Partito Democratico, per ringraziare anche il rappresentante del Governo, perché ha centrato il punto nel suo intervento, quello di andare oltre la logica delle zone di protezione ecologica o di protezione della pesca. Lo vediamo oggi come il tema della delimitazione delle acque territoriali e anche delle zone economiche esclusive sia un tema di geopolitica, perché Montego Bay e le convenzioni in ambito Nazioni Unite sono state pensate soprattutto per gli oceani, dove il limite delle 200 miglia da una parte e dall'altra non portavano a scontri particolarmente complicati da risolvere. È chiaro che nel Mediterraneo invece, dove nessun paese
costiero arriva a poter esercitare completamente la sua, così chiamiamola, sovranità limitata su un ambito di 200 miglia, perché le distanze sono molto più corte, tutto ciò ha creato dissidi, contese, problemi, e come sappiamo la zona economica esclusiva si estende su temi delicati, decisivi anche per le economie dei paesi rivieraschi. Pensiamo a tutto il tema dell'energia, alle questioni che riguardano le installazioni per la ricerca scientifica e in particolare il tema delicato della pesca. Le convenzioni internazionali è chiaro che regolano anche la possibilità di utilizzo, sfruttamento di queste risorse anche da parte di stati che vengono da paesi lontani, che non incidono su quelle zone, che non avrebbero diritti, ma riguarda soprattutto l'Italia che è immersa nel Mediterraneo e fino ad oggi non ha definito uno strumento per individuare una zona economica esclusiva e diventa decisiva. Il caso dell'Algeria che veniva citato è un caso eclatante dei problemi che noi abbiamo avuto nel momento in cui loro hanno individuato una nuova zona che arrivava direttamente nelle acque territoriali, andava a lambire le acque territoriali sarde e quindi italiane. E dall'altra parte l'abbiamo visto in maniera evidente come il fatto di non aver individuato una zona economica esclusiva, ad esempio con la Libia, ha causato problemi enormi in termini di tutela anche dell'attività della pesca da parte dei nostri connazionali, soprattutto siciliani, e ci sono stati accordi informali in cui Federpesca faceva ad esempio accordi direttamente con Haftar, non riconosciuti, tollerati. Il Ministero degli Esteri diceva state attenti, diceva guardate state facendo un errore, eppure queste cose venivano fatte. Io penso che vada tutto riportato nell'alveo della legalità. L'individuazione della zona economica esclusiva permette di aprire, penso che il Ministero degli Esteri lo farà, poi successivamente una commissione mista per arrivare a un accordo sulla pesca fra Libia e Italia, che non è più rinviabile per la sicurezza, la tutela dei nostri lavoratori e dei nostri pescatori, anche perché, e lo sappiamo, è previsto peraltro nelle convenzioni internazionali, ci sono alcuni paesi, la Libia è una di queste, che non è in grado di in qualche modo andare a sfruttare tutto il patrimonio ittico che sta nelle proprie acque territoriali e nelle acque di pertinenza di un'ipotetica zona economica esclusiva, e quindi ci sono tutte le condizioni per arrivare a un accordo. È chiaro che la zona economica esclusiva, sia nei confronti della Francia, ma come annunciato, mi sembra di capire, dal rappresentante del governo, anche nei confronti della Libia, potrebbe aiutarci a risolvere questi problemi. Quindi lo considero un passo in avanti importante per trovare le condizioni e il terreno fertile per affrontare temi aperti da tempo che hanno portato ad eventi che solo la paziente opera della diplomazia, della difesa italiana con la Marina sul posto ha evitato che si trasformasse in tragedia. Grazie, senatore Alfieri. Ora la senatrice La Mura, prego, senatrice. Grazie, presidente. Ok, un attimo. La proposta in esame, intanto io voglio premettere che voterò a favore di questo provvedimento perché lo ritengo molto importante per la protezione e per la regolamentazione del mare italiano ed europeo, sia per quanto riguarda gli ecosistemi e sia per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu. E quindi vado a quella che è appunto la mia relazione in merito. La proposta in esame è volta a consentire all'Italia l'istituzione tramite DPR previ accordi con gli Stati con termini di una zona economica esclusiva ai sensi della Convenzione di Montego Bay. Nell'esercizio dei limiti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti viene ampliato lo spazio marittimo per il quale il decreto legislativo 201/2016 dispone già un processo di pianificazione attuativo di obblighi dell'Unione Europea ad opera del Ministero delle Infrastrutture quali autorità competente. In riferimento alle acque marine, invece, il decreto legislativo numero 109/2010 di istituzione di recepimento della direttiva
quadro sulla strategia marina già prevede, in attuazione di obblighi dell'Unione Europea, una serie di azioni volte a conseguire e mantenere un buono stato ambientale, o meglio ecologico, mediante un sistema di traguardi e indicatori da assoggettare a monitoraggio costante da parte del Ministero dell'Ambiente. Inoltre voglio ricordare che nel 2012 con DPR 209, 2011 scusate, con DPR 209 è stata istituita la zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, e sappiamo che l'Algeria, vabbè, insomma, sappiamo bene la questione, ma è giusto anche dirlo ai cittadini, ha istituito su quest'area, in particolare nella parte orientale della Sardegna, e anche con, sugli stati, con, in aree degli stati contigui, una propria ZEE. E chiaramente noi non siamo d'accordo su questo e stiamo procedendo appunto ad azioni diplomatiche per arrivare appunto ad un accordo che possa soddisfare tutte le esigenze. Detto questo, voglio ricordare che ieri è stata la giornata mondiale degli oceani, e quindi nell'ambito dell'evento organizzato da Mare Vivo e dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, ho ricordato che le politiche europee sull'ambiente non sono efficaci per proteggere la biodiversità e gli habitat dalle pressioni umane. Lo stesso vale per la politica comunitaria per la pesca, che ha eroso ulteriormente gli stock ittici, mettendo a rischio numerose specie. Questo è quanto ha verificato la Corte europea, la Corte dei Conti europea, nel 2020 sulla base di un audit fatto dal 2008 fino al 2020 per capire come veniva applicata la strategia marina. La Corte ha riscontrato quindi che gli interventi dell'Unione Europea non hanno riportato i mari al loro stato, a un buono stato ecologico, e neanche la pesca a livelli sostenibili per tutti i mari. La valutazione ambientale della Corte è stata anche confermata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente nella sua relazione del 2020. E la stessa Agenzia Europea dell'Ambiente ha segnalato che solo il 6% degli stock esaminati rispettava i criteri del rendimento massimo sostenibile, e che solo il 6%, tra l'altro, del Fondo Europeo, il FEAMP, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, è stato usato per sostenere la conservazione e la tutela dell'ambiente marino e la ricerca scientifica. E sappiamo che il FEAMP serve esclusivamente per far sì che la pesca sia sostenibile. E invece andiamo ancora con il FEAMP 2021-2027, oggi in fase di consultazione pubblica, a creare criticità, andare in deroga ad alcuni limiti che invece dovremmo porre. Nello specifico, la Corte suggerisce alla Commissione europea di aggiornare gli allegati alle direttive uccelli e habitat, che sono fermi a più di 25 anni fa e non tengono conto di recenti conoscenze scientifiche e specie a rischio di estinzione. Tanto è vero che è proprio notizia di qualche minuto fa che la Commissione europea ci ha messo in procedura di infrazione proprio sulla rete Natura 2000, perché non si rispettano e non si proteggono gli habitat, cioè le nostre aree protette marine non sono efficaci per la protezione degli ecosistemi e degli habitat e quindi della biodiversità. Detto questo, voglio ricordare che abbiamo anche da rispettare l'indicazione della strategia europea sulla biodiversità entro il 2030 per proteggere appunto il 30% dei nostri mari, i quali sono già abbiamo il 19% di mari protetti, ma aggiungendo oggi le ZEE, quindi istituendo la ZEE italiana, ovviamente noi dovremo anche lì andare a proteggere il 30% di quell'area. Quindi la ricerca scientifica già sta lavorando per andare ad istituire aree protette sui fondali d'altura, quindi in alto mare, sia dei fondali sia della colonna d'acqua, e di conseguenza noi a questo punto dovremo entro il 2030 raggiungere questo ulteriore obiettivo, cioè quello
di proteggere ulteriori aree marine entro le 200 miglia nautiche. Quindi qui si gioca tutto sullo spazio marittimo, sul piano regolatore di tutte le attività in mare, perché noi sappiamo che il nostro mare, visto che noi abbiamo 8.500 km di costa e siamo l'hotspot strategico dell'Europa, perché siamo al centro del Mediterraneo, ovviamente noi dobbiamo pianificare il nostro spazio, regolamentare il nostro spazio marittimo, e dobbiamo farlo, lo dobbiamo fare entro il 30 marzo 2021. Non lo abbiamo fatto e entro il 2022 purtroppo l'Europa ci dovrà fare il proprio spazio di regolamentazione di tutte le attività europee. Ma come faremo noi a a mettere insieme e a dare ad ogni attività, ad ogni economia, lo spazio giusto per poter prosperare? A questo voglio dire, e questa è una domanda importante che io pongo all'Assemblea, perché bisogna a questo punto correre, essere veloci nella realizzazione del nostro spazio marittimo. A questo si aggiunge invece il PITESAI. Il PITESAI, che è il piano che individua le aree idonee per la coltivazione di idrocarburi, e che in data 14 marzo è conclusa la fase di consultazione pubblica, e il 14 maggio la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, via VAS, ha reso un parere con plurime raccomandazioni, e ne voglio segnalare una per tutte. Bisogna chiarire come la prosecuzione dell'attività mineraria, anche con il conferimento di nuovi permessi e concessioni, sia coerente con la strategia europea di decarbonizzazione e con il principio do not significant harm. Il PITESAI sarà operativo entro il 30 settembre 2021, con la conseguente ripresa delle attività di coltivazione di idrocarburi sospese e le nuove autorizzazioni sia per la coltivazione degli idrocarburi per le attività di ricerca. Trovo che questo sia inaccettabile, cioè noi dobbiamo sapere cosa vogliamo fare da grandi. Detto questo, se ho ancora qualche minuto, vorrei dire appunto, e quindi un appello ancora a questa assemblea, le trivelle e l'offshore eolico dovranno contendersi lo spazio marittimo, e questo spazio marittimo bisognerà contenderselo, cioè se lo dovrà contendere anche la pesca, i trasporti, il turismo. Oltre questo c'è anche la parte relativa, noi dobbiamo trovare strategie per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici, a cui siamo esposti, a cui sono esposti 8.500 km di costa italiana. Quindi pensavamo di fare una transizione verso le energie rinnovabili che impegneranno molto l'ambiente in termini di impatto ambientale a causa del consumo di ulteriore suolo terrestre e marino, e invece le energie fossili ancora una volta diventano protagoniste, giocando sul tempo per accaparrarsi lo spazio marittimo a discapito delle altre attività commerciali e degli habitat che dovranno essere protetti in futuro e che oggi saranno distrutti. Quindi il mio appello è di far sì che queste azzee possa essere, ripartiamo da capo e cerchiamo di essere coerenti con quello che abbiamo detto ieri, tutti noi che abbiamo celebrato la giornata mondiale degli oceani, affinché si possa non distruggere l'ambiente, non distruggere gli habitat e gli ecosistemi e creare un'economia blu sostenibile. Grazie. Bene, grazie. Va bene, è iscritto a parlare il senatore Aimi, ne ha facoltà. Prego, senatore. Grazie, Presidente, Governo, Sottosegretario Di Stefano, colleghi. Il provvedimento che è all'esame quest'oggi al Senato arriva dopo un passaggio sostanzialmente indolore alla Camera, poiché c'è stato un voto sostanzialmente alla unanimità ed autorizza l'istituzione appunto di una zona economica esclusiva italiana oltre il limite esterno delle famose 12 miglia delle acque territoriali, in conformità peraltro a quanto previsto dal diritto internazionale e il diritto internazionale pattizio. I limiti verranno poi determinati sulla base di accordi con gli stati adiacenti e con quelli che fiancheggiano l'Italia, e quindi ovviamente con il territorio italiano. Nell'area del Mediterraneo, sottosegretario, però ce lo dobbiamo dire, abbiamo una situazione dinamica in senso geopolitico, dove ci sono state scosse di assestamento, direi qualche tsunami anche
ultimamente per quello che sta accadendo, quindi un cambio rapido, e anche gli spazi marittimi hanno assunto un'importanza che il nostro Paese, pur avendo ratificato le convenzioni internazionali, mi riferisco a quella di Montego Bay sin dal 1994, purtroppo però aveva a lungo sottovalutato questa situazione. Si pensi ad esempio ai recenti accordi che ci sono stati tra la Libia e la Turchia, tra la Grecia e l'Egitto. L'Italia, tuttavia, sino ad oggi si è limitata ad istituire zone di protezione ecologica entro le quali poter applicare misure per la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo. Il nostro Paese sta cercando di trovare un'intesa con la Croazia per definire le nostre aree di influenza, che questa è una novità, e in questo contesto si inserisce l'accordo che abbiamo approvato pochi giorni fa relativo alla delimitazione delle rispettive zone marittime tra l'Italia e la Repubblica Ellenica. In un mare chiuso, sottosegretario, come il Mediterraneo, si pone il problema serio della sovrapposizione dei confini marittimi. Non è possibile che la massima estensione della zona economica esclusiva, cioè le 200 miglia sulla linea di base, sia garantita senza un preventivo accordo. Nel bacino del Mediterraneo, con l'obiettivo di preservare le proprie risorse ittiche o per tutelare le proprie coste dai rischi di inquinamento, numerosi stati hanno provveduto a istituire zone economiche esclusive, spesso convertendo preesistenti zone di protezione ecologica. La prima è stata la Tunisia e lo ha fatto nel 2003, poi è seguita la Libia, poi ancora la Francia, la Spagna, ma anche Cipro, Egitto. Possiamo continuare ricordando Israele, Libano, il Marocco, il Principato di Monaco, la Siria e la Turchia. L'Algeria invece ha istituito una zona economica esclusiva nel marzo del 2018 senza un accordo preliminare con gli stati frontisti e confinanti, contrariamente a quanto previsto dalle norme del diritto internazionale e delle norme del diritto internazionale pattizio. Questo ha creato evidentemente dei problemi, perché così abbiamo un'area che risulta sovrapposta per 70 miglia ad ovest della Sardegna dalla zona di protezione ecologica, appunto istituita dall'Italia nel 2011, oltre alla zona economica esclusiva proclamata dalla Spagna nel 2013. A questo punto che cos'è accaduto? Che l'Italia si è trovata in una situazione paradossale e ha dovuto contestare tale decisione proponendo l'avvio di negoziati per il raggiungimento di un accordo di soddisfazione reciproca secondo i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. I due Paesi hanno sottoscritto lo scorso mese di marzo un'intesa per istituire una commissione tecnica congiunta col compito di delimitare le rispettive aree marittime di interesse esclusivo. La territorializzazione degli spazi marini, infatti, è diventata sempre più cruciale sia dal punto di vista politico che economico, ed è per questo motivo che gli Stati cercano di limitare il più possibile le cosiddette acque internazionali, rivendicando acque inizialmente estranee alla sovranità statale. La tutela dei diritti della marineria italiana nelle acque del Mediterraneo è imprescindibile per noi come Forza Italia, perché noi dobbiamo guardare anche agli interessi della pesca della marineria italiana e a guardare anche agli accordi di natura internazionale. In particolare, quanto accaduto ai pescatori di Mazara del Vallo non deve più ripetersi. Il tentativo di abbordaggio dei nostri pescherecci partito dalle coste della Cirenaica, l'aggressione con armi da fuoco del maggio scorso contro i pescherecci di Mazara del Vallo da parte delle motovedette di Misurata, tragedie queste sfiorate solo grazie all'intervento rispettivamente della fregata Alpino e della fregata Libeccio della Marina Militare Italiana, che sono state scongiurate, per non parlare del sequestro dei marinai italiani ricondotti in patria solo dopo una lunga prigionia. Sono episodi
che ledono l'immagine dell'Italia e, mi consenta di dire, anche dell'Europa. Forse a questo punto sarebbe opportuno trovare un'intesa diplomatica, naturalmente e primariamente con la Libia, per concordare un confine provvisorio accompagnato dal riconoscimento da parte della Libia della tradizionale attività dei pescatori italiani. Dico tutto questo perché credo che solo un'azione diplomatica convincente potrà tutelare i nostri interessi nel Mediterraneo, che, voglio ripeterlo, sono interessi non solamente nazionali, ma sono interessi anche europei. Le dichiarazioni rilasciate dal premier libico nei giorni scorsi riconoscono l'Italia come partner migliore per la ricostruzione della Libia e l'ENI come il partner più grande per il petrolio, parole che incoraggiano anche la ripresa degli scambi commerciali tra i due paesi. Questa è una circostanza che noi consideriamo di buon auspicio, sottosegretario, perché noi vorremmo riportare il Mediterraneo a quella sua vocazione di mare di pace e di traffico di merci internazionali e non vederlo ridotto, come in questo momento, anche per il traffico di migranti, ridotto purtroppo tragicamente ad un obitorio a cielo aperto. I nostri interessi non possono prescindere dai temi energetici e voglio ricordare che l'ENI controlla circa il 45% della produzione libica del petrolio e del gas ed insieme a Snam un importante partner dell'Algeria con cui condivide il gasdotto denominato Transmed, che fa arrivare il gas algerino attraverso la Tunisia sino in Italia ed in Europa. Gli interessi in buona sostanza del nostro paese nel Mediterraneo si estendono anche ad est, dove Eni possiede addirittura il 50% dei giacimenti di gas di Zohr tra Cipro ed Israele. L'Italia partecipa poi al progetto EastMed, supportato dall'omonimo Gas Forum, raccordo politico tra il nostro paese, l'Egitto, la Grecia, Cipro, Israele, Giordania e autorità palestinese, con l'obiettivo di valorizzare le risorse di gas nel bacino orientale del Mediterraneo. Credo che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare sia un passo importante per dare rilievo alla politica estera del nostro Paese e per rafforzare finalmente le nostre attività economiche nel Mar Mediterraneo, che, voglio ripeterlo per la terza volta, sono anche le attività economiche della nostra Europa. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente a questo provvedimento. È iscritto a parlare il senatore Ivobi, ne ha facoltà. Prego, senatore. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame autorizza l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano. È un'area del mare adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero italiano ha i diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali, giurisdizioni in materia di installazione e uso di strutture artificiali o fisse, ricerche scientifiche, pesche, eccetera, eccetera. Grazie. Per lungo tempo l'Italia nel Mediterraneo ha avuto una posizione estremamente passiva, mentre altre potenze nell'area si sono mosse per perseguire i loro interessi, che spesso e volentieri sono contrapposti ai nostri interessi. Pertanto accogliamo con favore i potenziali scenari che si aprono con l'approvazione di tale legge e ricordando l'importanza del ruolo che il nostro Paese deve svolgere nel Mediterraneo e che gli compete. Pertanto dichiaro il voto favorevole di Lega Salvini Premier SDAS. Grazie.
L'ultimo iscritto a parlare, anzi in questo caso l'ultima iscritta a parlare, è la senatrice Emma Pavanelli. Ne ha facoltà, prego senatrice. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Grazie a questa legge voluta dal Movimento 5 Stelle restituiamo all'Italia la sovranità sul proprio mare. Con questa legge, infatti, anche il nostro Paese avrà finalmente una sua zona economica esclusiva, che, come ha spiegato nel dettaglio il collega Ferrara nella sua relazione, consentirà al Governo di gestire e sfruttare in maniera esclusiva le risorse naturali e minerarie presenti entro 200 miglia dalle nostre coste. Grazie alla zona economica esclusiva, l'Italia potrà difendere le attività dei nostri pescatori a tutela di un settore fondamentale della nostra economia e vitale per le nostre comunità costiere, e potrà promuovere attività di ricerca scientifica in difesa dell'ambiente marino e delle sue fragili, preziosa diversità. L'area geopolitica del Mediterraneo sta vivendo un'epoca di profondo cambiamento, sta tornando ad essere oggetto di contese e pretese crescenti da parte di stati costieri. In questo mutato contesto l'Italia deve avere tutti gli strumenti giuridici per fare valere i suoi diritti. L'istituzione della zona economica esclusiva rappresenta in tal senso una pietra miliare che oggi viene definitiva posata grazie al Movimento 5 Stelle. Per questo ovviamente il nostro gruppo esprimerà con soddisfazione e orgoglio voto favorevole. Bene, si sono concluse così le dichiarazioni di voto e se prendete posto, così non apriamo per poi aspettare, vi prego di prendere posto, di mettervi in posizione idonea al voto, in modo che io possa, e lo faccio, porre in votazione il disegno di legge numero 2007. È aperta la votazione. Sto aspettando che prendiate... Ci sono i soliti immancabili ritardatari. Anche sopra qualcuno deve ancora votare. Posso chiudere la votazione? Ci sono problemi? The last one? L'ultimo? Bene. No, ragazzi, però dovete essere un po' più pronti nel momento in cui si vota. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 0 voti contrari e 1 astenuto. Bene. A questo punto ci sono degli interventi di... ci sono interventi di fine seduta, nell'ordine la senatrice Pinotti, io stesso, lo dico anche al mio gruppo, il senatore Audino, la senatrice Lamura, il senatore Marin, la senatrice Marin e la senatrice Vanin. Questi sono gli interventi di fine seduta, do la parola alla senatrice Roberta Pinotti. Allora, Audino, senatrice Audino, dov'è? Dov'è Audino? Non lo credo. Ah, era in piccionaia. La senatrice Lamura c'è? Ecco, allora, l'ordine è il seguente. Lamura, Pinotti, La Russa, Audino, Marin, Vanin. Prego. Un attimo. Oggi faccio un intervento di fine aula relativo ad un problema legato alla depurazione nel comune di Torre Annunziata.
comune della città metropolitana di Napoli, situato tra il Vesuvio e il Golfo, un territorio meraviglioso ma dilaniato da problemi ambientali che ne hanno intaccato la vivibilità e l'ecosistema naturale, in particolar modo il litorale, uno straordinario litorale. I cittadini di quella che è stata l'antica e meravigliosa Oplontis ora stanno subendo l'ennesima scelta amministrativa calata dall'alto, vivendo in uno stato di profonda agitazione. Mi riferisco a quanto sta accadendo nella zona di via Gino Alfani, un'area dove a soli 300 metri quattro anni fa crollò un edificio causando 8 vittime e dove sono in corso lavori che riguardano un collettore fognario che prevede la realizzazione di tubazioni lungo gli assi viari e di una vasca che dovrà raccogliere anche i reflui provenienti dalla vicina città di Torre del Greco per un totale di 100.000 abitanti equivalenti. Un vero disastro ambientale. Questo per il collettamento dei reflui nell'impianto di depurazione di Fiume Sarno. Questi interventi affidati alla società Gori presentano un impatto altissimo sulla vita e sulla sicurezza dei cittadini, ma presentano criticità anche a livello ambientale, in quanto le reti miste composte da reflui fognari e acque chiare andranno a riempire una vasca prevista dal progetto che, se raggiunto il livello massimo, scaricherà molto probabilmente il tutto a mare. Non molto probabilmente, sicuramente. Non c'è chiarezza su questo e su molti altri punti dell'opera, anche perché la documentazione progettuale è incompleta da un punto di vista tecnico. Infatti, per quanto concerne il progetto preliminare, manca del tutto la documentazione prevista a livello normativo e anche quella relativa al grande progetto Pompei. Ho bisogno ancora di un minuto, se può, e soprattutto quello che è importante, risulta incompleto il progetto definitivo carente di certificazioni per quanto riguarda l'analisi dei rischi. Io ho chiesto un incontro al sindaco di Torre Annunziata affinché si possa discutere, ridiscutere questo progetto, per ascoltare, quindi per fare azioni di mitigazione progettuale e con dichiarazione di assenza di rischi nella la realizzazione e gestione dell'opera. Io spero davvero che i cittadini di Torre Annunziata possano essere ascoltati dal sindaco. Grazie, in nome dell'ambiente. Grazie, Presidente. Grazie, senatrice. La senatrice Audino. Senatore. Ah, eccolo. Prego. Grazie Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in aula per portare all'attenzione dell'Assemblea una vicenda incresciosa che vede coinvolto l'imprenditore calabrese Tiberio Bentivoglio e sua moglie, riconosciuti vittime della criminalità organizzata. Chiedo scusa. Questa non ci voleva. Posso ripetere, Presidente? Grazie, la ringrazio. Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in aula per portare all'attenzione dell'Assemblea una vicenda incresciosa che vede coinvolto l'imprenditore calabrese Tiberio Bentivoglio e sua moglie, riconosciuti vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso. I due imprenditori, dal 1992 al 2014, hanno subito reiterati atti intimidatori gravissimi, riconducibili alla pressione dell''ndrangheta che non lascia spazio, purtroppo, all'iniziativa economica libera. I coniugi Bentivoglio sono imprenditori coraggio, che hanno deciso di non abbassare la testa davanti alle richieste estorsive, denunciando sempre le intimidazioni subite. Tale scelta ha avuto delle ripercussioni, naturalmente, sulla loro attività commerciale, determinando uno stato di indigenza. Nessuno ci rivolgeva più un saluto o entrava in negozio per gli acquisti, con il conseguente crollo delle vendite, hanno detto più volte in questi anni. I due imprenditori hanno chiesto aiuto allo Stato e lo Stato si è fatto sentire. Da 5 anni la loro attività commerciale è ubicata in un immobile confiscato nella città di Reggio Calabria. Tuttavia, in questi giorni gli imprenditori hanno ricevuto una lettera di messa in mora da parte del Comune per gli affitti arretrati. 3.000 euro al mese per gli ultimi 5 anni, per un totale di circa 150.000 euro. Ecco, adesso noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione a tutto questo. Risolvere questa problematica è a questo punto doveroso.
rinegoziare il canone di locazione, trovare una soluzione per i debiti pregressi, applicare la delibera numero 17 del 2012 sono punti fondamentali per superare la difficile situazione che si è creata. Questa delibera stabilisce a chiare lettere la completa esenzione dai tributi locali per chi ha sporto denuncia contro il racket. A tutt'oggi mi risulta essere inapplicata. Tale vicenda impone, a mio avviso, una seria riflessione sulla reale tutela delle vittime del racket e delle mafie. Auspico che il Comune di Reggio Calabria avvii presto un tavolo per trovare una soluzione definitiva a questo problema e che lo faccia in modo chiaro e con atti concreti, applicando per esempio la suddetta delibera che, ripeto, stabilisce chiaramente l'esenzione dai tributi agli imprenditori che hanno denunciato il racket, lanciando un chiaro segnale che denunciare conviene. Concludo dicendo anche qualcosa a me stesso e ai colleghi di questa Assemblea. In qualità di legislatori noi dobbiamo fare la nostra parte, valutare per esempio la modifica della legge 109 del 96 affinché i beni confiscati possano essere assegnati in concessione a titolo gratuito non solo alle cooperative e alle associazioni senza scopo di lucro, come oggi peraltro avviene da tanti anni, ma anche alle persone riconosciute vittime della criminalità organizzata. Grazie Presidente, grazie mille. Grazie Senatore Audino. Ha chiesto di parlare la senatrice Pinotti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Un intervento breve per una richiesta che faccio alla Presidenza del Senato. Come sapete, ieri il Ministro della Difesa Guerini era in Afghanistan, dove c'è stata la cerimonia dell'ammai la bandiera. 20 anni, una missione che ha visto l'Italia sempre impegnata con contingenti molto significativi, all'inizio anche con ruoli di comando a Kabul, ma poi nella zona di Herat, quando sono nati i PRT, con il comando di quel quadrante. Quindi grandi responsabilità, una partecipazione di 20 anni, 53 militari che sono morti sul suolo afghano. Allora, io penso che potrebbe essere utile e importante che il Senato dedichi uno spazio, un momento per una riflessione condivisa che possa prevedere il ringraziamento per il lavoro che hanno svolto i nostri militari, ma anche la nostra cooperazione e qualche breve riflessione. Però mi sembrerebbe sbagliato, ecco, non avere su un avvenimento così, su una missione che è stata così importante, che più volte abbiamo dibattuto in Parlamento, che però adesso appunto sta chiudendo, non avere un confronto parlamentare. Quindi la prego di poter portare alla Presidenza, alla Presidente, diciamo, questa richiesta. Spero che poi possa essere discussa nella Capigruppo e possa trovare accoglimento. Grazie senatrice Pinotti. Ha chiesto di parlare il senatore La Russa, ne ha facoltà. Apprezzo molto la sensibilità della senatrice Pinotti, che ha chiesto che quest'Aula possa avere un confronto su quello che è avvenuto e sulla fine, sulla chiusura di questa missione. E l'apprezzo doppiamente perché, sia pure in maniera molto garbata, potrebbe anche suonare come leggera critica, forse non lo è, la faccio io, all'operato di questo governo che non ha ritenuto, prima della Maina Bandiere, di accogliere la richiesta che era partita da Fratelli d'Italia, rivolta ai ministri Di Maio e Guerrini, di venire a riferire in aula. Quindi ben venga, sia pure postumo, un dibattito che sarebbe stato, per la verità, assolutamente dovuto e necessario per rispetto di quanti hanno prestato la loro opera per la pace, anche a costo della loro vita, 54 le persone che hanno dato la vita, 53, ma io dico 54, e che hanno combattuto quando sono stati chiamati anche in armi a dover difendere le ragioni di quella missione di pace. Vede, Presidente,
A me è capitato di dover accogliere molte volte nel periodo in cui sono stato ministro le salme dei nostri caduti e ricordo lo strazio dei parenti, ma anche il composto orgoglio dei familiari di sapere che il sacrificio della vita dolorosissimo dei loro congiunti era per un'opera importante, per un'opera che non può essere svilita, per un tentativo di dare a quel popolo, a quel paese, una condizione di vita migliore e per garantire, non dimentichiamolo, o per sperare di garantire una maggiore sicurezza alle nostre città, alle nostre nazioni, al mondo libero e occidentale. Oggi si chiude quell'esperienza. C'è stata una maina bandiera un po' in sordina. Addirittura non siamo riusciti ad accordarci con gli Emirati che hanno fatto girare a vuoto l'aereo con le persone che dovevano partecipare alla maina bandiera. Un piccolo, grande, enorme segnale di non proprio comportamento idoneo del nostro apparato istituzionale, ma io credo che possiamo qui, anche se siamo costretti a farlo in un intervento di fine seduta, rendere omaggio, rendere onore a quegli uomini, a quelle donne, a quel popolo con le stellette che per me rimane il migliore della nostra patria, che ha saputo donare la vita e l'impegno per rispondere all'esigenza che il Paese affidava loro. Grazie, grazie, grazie. Grazie senatore La Russa. Ha chiesto di parlare la senatrice Marin, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il 31 marzo Rai 3 ha mandato in onda un programma nel quale era stato invitato un esperto di psichiatria per discutere il caso Benno Neumeier, il trentenne di Bolzano reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori. Il motivo? Debiti di gioco. In tal senso l'esperto era intervenuto spiegando che era necessario potenziare una rete sociale estesa, fatta di associazioni di volontariato, gruppi di autoaiuto e inserimento sociale. Insomma, poco più che una sala da tè. Una parola clinica, mediatica, medica, responsabile, nulla. Sul momento ho pensato che il medico specialista in psichiatria stesse scherzando per sdrammatizzare il caso. Purtroppo no. Tre giorni fa un altro tragico duplice omicidio. Un uomo di 34 anni con gravi problemi di tossicodipendenza ha assassinato la madre e la vicina di casa. Sottoposto TSO, l'omicida ora è piantonato dai carabinieri nell'ospedale locale. Come si arriva a questo? Che cosa si fa per prevenire? Nulla. Si abbandonano alle famiglie che devono gestire le crisi. In questi due casi la famiglia ha investito tutto, anche la propria sacrosanta vita. Si somministrano psicofarmaci, droghe legalizzate come il metadone e si rinchiudono in questi luoghi angusti i ben celati, mediante il solo strumento possibile, il TSO, vergognoso alibi. Perché, signori, per offrire ai vostri familiari colpiti da dipendenza grave o malattia mentale una camera decente con spazi adeguati, vi dovete obbligatoriamente rivolgere alle strutture private. Ecco perché si insiste per l'inserimento sociale, perché non ci sono strutture per accogliere questi pazienti gravi e pericolosi per se stessi e per gli altri prima che commettano il crimine, prima che la loro vita sia riassunta in un percorso giudiziario. Ed ecco che si spiega anche perché le diagnosi tendono ad essere ammorbidite con terminologie a dir poco ridicole: disagio mentale. Disagio sono i brufoli, le scarpe strette, l'indigestione. Non può essere definito disagio la malattia che accusa un paziente con morbosità autolesionistica, omicida o suicida.
Occorre quanto prima mettere mano alla legge 180 del 78. Avete capito bene? 43 anni. Grazie. I tragici fatti avvenuti impongono interventi. Però. Sì, Presidente, grazie. Interventi immediati sull'attuale legge 180, drammaticamente inadeguata. Non basta il TSO, occorrono strutture specializzate ed umane preposte alla cura degli effetti dovuti alla tossicodipendenza e alla malattia mentale. Ringrazio coloro che vorranno riflettere sul tema, gli altri sono invitati a farsi un esame di coscienza. Grazie, Presidente. Grazie a lei. È iscritta a parlare dell'ultima la senatrice Vanin Orietta. Grazie, Presidente. Sabato 5 giugno, appena trascorso, a Venezia sono tornate le grandi navi da crociera. Tutto come prima? Sì. Nonostante la sospensione del Covid, di fatto, sono ricominciate le partenze da San Marco di navi da crociera sempre più grandi e sempre più invadenti. Alle 16.30, con un anticipo di un'ora e mezza, Costa Crociere, società della multinazionale statunitense Carnival Corporation, ha fatto partire MSG Orchestra, 95.000 tonnellate circa di stazza, lunga 300 metri, alta 60, con 1.275 cabine per ospitare 2.550 passeggeri. È partita prima per non far vedere ai croceristi in vacanza le proteste dei cittadini e delle tante associazioni, non solo nazionali, presenti alla manifestazione organizzata dal Comitato No Grandi Navi, alla quale hanno partecipato tante associazioni e migliaia di cittadini. Trainata dai rimorchiatori, la nave ha attraversato il bacino di San Marco tra le piccole barche dei cittadini che protestavano civilmente. Mi chiedo sempre cosa pensino i passeggeri, che ormai sono ben informati sui danni che il moto ondoso crea alle fondamenta della città, e tutti ormai sanno perfettamente che all'avanzare della nave di metro in metro si distruggono i fondali e si inquina la città più bella e fragile che tutto il mondo ci invidia. Eppure, per pochi minuti, per uno scatto da postare sui social, sono tutti sul ponte a salutare con la mano una città che in realtà non li vuole. Perché chi ama Venezia, la sua laguna, sa quali sono le cause della distruzione di tanta bellezza. Vista dal ponte, la città è una miniatura, fuori scala, come i suoi abitanti, un giocattolo. E la sua distruzione, della quale siamo tutti consapevoli, è compresa nel prezzo di ogni cabina, in ogni pacchetto turistico. Ho chiesto inutilmente a questo governo di applicare il Clini Passera per mettere il limite delle 40.000 tonnellate, di pianificare le partenze, ora concentrate solo nel fine settimana, di non dare inizio a scavi scellerati in laguna per portare questi condomini galleggianti a Marghera con migliaia di persone in piena area a rischio Seveso tra gli impianti chimici e i depositi di carburante. Se il concorso di idee troverà la soluzione per il traffico fuori laguna, soluzione che dovrà essere comunque graduale, reversibile e compatibile, è urgente comunque fermare da subito queste navi enormi ed insostenibili per la città. E i cittadini che hanno letto sulla stampa locale, allibiti, le parole del direttore della società che riunisce le compagnie da crociera a dichiarare che la ripartenza della grande croceristica è stata richiesta da Zaia e da Brugnaro, non lo dimenticheranno. I veneziani hanno subito il MOSE, stanno ora subito... Deve chiudere, però siamo già un minuto oltre. La ringrazio, un secondo soltanto. Sì. Stanno ora subendo il ritorno delle grandi navi. Sono esasperati e non ne possono più. Il mondo ci guarda attonito e le immagini trasmesse dalla stampa e dalle TV internazionali lo testimoniano. E purtroppo invece a livello locale si fomenta. Grazie però. Credo che il suo pensiero fosse ormai molto chiaro. Abbiamo esaurito gli interventi.
E a questo punto devo parlare dell'ordine del giorno della prossima seduta, che sarà giovedì 10 giugno, cioè domani alle ore 9:30, con all'ordine del giorno la discussione di mozioni sulla tutela e la promozione dei prodotti agroalimentari italiani e poi l'interrogazione a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, che sarà come sempre alle ore 15. Mi pare che non c'è altro. La seduta è tolta.